a tempo, insomma, prima sembrava che fosse ben a tempo col movimento delle labbra con la parola. Quindi è perfetto. E Franca purtroppo non si vede. E soprattutto. Magari, forse può essere anche che non ce l'abbia proprio la webcam, la fotocamera, il suo computer, se magari è un po' Eh sì, può vecchiotto. darsi che anche per questo E anche se comunque non si preme collega il proprio, sì. pulsante, può essere anche che non. Oppure è disattivata dalle opzioni, dalle. Anche. No, L'abbiamo perso. voglio vedere un attimo una cosa. Che ora è? Dove No, e sono sta le. l'orario? È entrato qualcun altro, vediamo. Oh, È arrivato Pietro! Pietro. Ciao. Ciao Elena! Ciao. Ci sentiamo, ci vediamo, ci sentiamo. Ciao, ciao. Come va? Ciao, bene. Ah, li sentiamo anche bene, dai. Bene, a casa, Uno, tranquilli. due, tre, quattro, cinque. Cinque è con me. No, cinque in tutto, 5, no? siamo ancora 5, speriamo di aumentare. No. Senti, Oggi io ci collega anche Patrizia. provo con il cellulare. Sì, ok, va bene. Provo. Altro? Non vedo altro, No, è nessuno. Franca che non si vede, adesso prova col cellulare. Scusa. Mi vedete? Io vi sento. No, No, sentiamo, ma sempre col no. fischio, col ritorno. Però ho messo l'auricolare. Il fatto è che 5 minuti prima delle 6 Adesso forse mi Ah, vedete. sì, È adesso vero? sì. Sono riuscita qui a togliere la sbarra. Invece al PC no. È un po' più alto sulla testa. Solo che c'è sempre il fischio, però, mannaggia. Eh sì. Non ho sentito Pietro che ha detto. Prova, Franca, prova a chiudere il computer a questo punto. E a riaccenderlo? No, visto Ah, che con questo, chiuderlo proprio, col ok. cellulare ci vediamo. Pietro, che hai detto? Non abbiamo sentito. No, vedevo metà testa di cos'era Franca? Di Franca, sì, sta un po' in alto Sì, vabbè, deve inquadrato. essere, se riesce anche a metterlo orizzontalmente, adesso vediamo. Ah, sì, un attimo, lo devo mettere di qua. Senti, non riesco a chiudere questo caspita qui. Io mi sono preso Sto premendo, ma non riesco. Sto premendo sul, come se non prendesse. Senti, provo al computer fisso di là, provo da un'altra parte. Vedi, Ok, sì, prova, vediamo. sì, tanto qui stiamo, no? Sì. Non ce ne andiamo. Qua siamo. Signori, posso dire una Voi cosa? non uscite? No, non usciamo stasera. Vediamo Stasera un no. attimo. E no, noi Vediamo dobbiamo un attimo se funziona uscire. meglio Ah, voi dovete uscire, quest'altro. no? Sì. C'avete un impegno. Aspettano in pizzeria, porca miseria. Facciamo in Impegno fretta, dai. mondano. Sempre. Oddio, sono venuto un. Sempre la solita pizzeria di Ceglie, no? No, fanno una buona pizza, lì. E vuol dire che poi ci dobbiamo No, andare. vabbè, srammatizziamo un po', va? Infatti. Allora io di nuovo chiedo a Maurizio perché prima non siamo riusciti a sentirci. Ma ad Atene piove? Molto più o meno le notizie che ho visto sono ieri e oggi, era bagnata. Perché qui piove? Io penso No, beh, no, che. qua no, adesso no, ha piovuto Ciao poco fa. Alessandra! Buonasera a tutti. Ma c'è Elena? Sì, Sì, Elena e ciao. Pietro. Solo che Elena si deve avvicinare un po'. Ciao Elena! Ciao, Come mi ciao, vedi? no, Ciao ma bella. Franca non l'ha spento, vedi? Giancarlo, Sì. mi dici l'indirizzo che non riesco adesso a ritrovarlo sul cellulare. No, Meet allora. https due HTTPS punti due punti slash 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 poi meet meet punto ilunga punto it punto si slash dopo lavoro filellenico.
quanto è lungo. Senti, GIT, vero? Sì. Sì, dopo J-I-T. Lavoro filellenico. Dopo sì, lo slash, eh? Dopo SI, slash. Sì, sì. Dopo lavoro e filellenico. Poi dopo lavoro filellenico, basta, niente, premo. Basta, nient'altro. Okay, vediamo un po'. No, comunque ad Atene se lo volete sapere sì. Un audio non fermato, non so da chi è entrato qualcun altro, vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Io sarei, forse sono io. Ah, questa quindi sta con tre. Come mai non si vede, come mai mi vedo storta, diciamo. Vediamo un attimo. Voi mi vedete? No, sempre, sempre. No, adesso no. Non più. Adesso. Mi vedete? No. No, però sentiamo. Ed è passato. È passato il rumore di fondo. Sì. Sì. Prima la vedevo. E adesso non c'è più. Infatti, adesso no. Adesso no, evidentemente a me dice accanto, a sinistra, mi dice anche browser warning, mi dice abbiamo paura che la tua esperienza di meeting non vada forse a buon fine, non lo so. Sì, infatti. Quindi, e non lo so che dirti, prova di nuovo, esce, rientra. Non può entrare direttamente dal link che ci ha mandato nel comunicato stampa? Sì, non così, io sono entrata così. No, è questione di tele. Mi vedevi sul cellulare? Mi vedevi sul cellulare? Ah, ecco. Ho provato a usare di nuovo il computer, quello fisso portatile. Ai computer non sta funzionando. Perché quando premo sulla telecamera dove c'è la sbarra, non mi fa, mi dice start sbarra stop camera e non mi fa, non mi modifica niente, mentre invece sul cellulare mi apriva il collegamento. Quindi è mancanza di collegamento. Non ho, qui tra, vediamo un attimo qui se faccio. Qui mi vedete? No. No. Adesso non vi vedo. Non vi vedo manco io. Aspetta. Vedo. Io ho visto, vedo Giancarlo, Danilo. Ma non è che hai disattivato la foto, la telecamera? Appunto, non riesce a riattivarsi. Allora, lavoro anche su Skype, la telecamera funziona bene. C'è un riquadro nelle persone connesse in chat che è nero e c'ha l'icona della telecamera sbarrata, quindi suppongo che sia il tuo, perché sento la tua voce, io sono da un PC, sento la tua voce, quindi prova ad andare sull'icona e cliccare un po'. Vedi, non è andata? Non mi farò tutto con la scrivania, no? comunque vi ascolto. E questo è il disastro della virtualità. Purtroppo. Che significa, scusate, che significa kicked? Anche a me è uscito, aspetta che... Qui dice, dice Franca Foretti, was kicked by... Sì, anche a me è uscito. Sarebbe, vuol dire che qualcuno ha eliminato, ha fatto uscire dalla conversazione... Ecco perché non mi... Sì. E quindi Giancarlo, Giancarlo, rimettimi nella conversazione allora. E come faccio? Non lo so, perché qui dice kicked. No, ma ci sta lei però nella conversazione. Ma ci stai nella conversazione, ci stai, è solo che non ti vediamo. È l'immagine, c'è il sonoro ma non c'è l'immagine. Ma vabbè, praticamente è quello il senso. Io sto cercando comunque, di non vi preoccupate di me. Io sento. Ma tu ti vedi? Io vi vedo e vi sento. Ah, ok, quindi è soltanto una cosa che noi non vediamo te. Sì. Peccato, perché se avesse l'auricolare poco, si potrebbe... Poco male, perché come Mattarella neanche io sono potuta andare dal... Siamo tutti così. Dal parrucchiere. Proprio bene questa cosa. Ok. Niente, non riesco a capire. Vabbè, per la prossima volta magari ti sarai ricordata dov'è l'auricolare, così possiamo vederti attraverso il telefono.
l'auricolare l'ho preso, però mi diceva Giancarlo che fischia un po' l'auricolare. Ah no, fischiava perché... No, no, Franca, aspetta. Fischiava perché è acceso anche il computer. Se tu spegni il computer e sì, metti l'auricolare col telefono, ti vediamo e ti sentiamo bene. Ok, ok. Sì, proviamo. Devi stare con una sola... Proviamo. Sì, sì, sì. Spengo il computer, va bene? Tra due sì, minuti... Forse sì, ci siamo. Allora, cominciamo a fare un po' le presentazioni e l'appello. Ah, sì. Vediamo se forse sta vai. Allora, lontani. Ah, eccola. Allora, mi vedete? Adesso sì, adesso sì, bene. Ah, okay. Adesso sì. Se riesci adesso bene a girare il telefono orizzontalmente è perfetto. Ma io non la vedo. Sì. Ecco, così va benissimo. Ok. Okay. Noi non vediamo. L'ho fatto. Adesso? Sì, sì. Voi sì, mi vedi, io vedo tutti. Bene. Ah, io, anche io vedo tutti. Io, sì, adesso vedo. Io vedo Giancarlo e Daniela. Poi chi dovrei vedere? Vabbè, la vedo allora, adesso. Un attimo che vi condivido. Magari. Vedete, Sandro, vedete quelli che vedo io. Ecco, vi vedo tutti. Ecco. Vi vedo tutti. Ecco. Il signore che sta sulla terza. Sì, allora adesso facciamo le presentazioni. Non so dove lo vedete, ma insomma, Maurizio De Rosa. Maurizio, ciao Maurizio. Fatti vedere, saluta. Il signore. La manina. Maurizio è ad Atene, è il nostro socio onorario. Poi, Giulio. Poi, adesso lo chiamo. Sì, no, che era Giulio quel signore. No, no, non è Giulio, è Maurizio. Maurizio. Giulio. E questo, Maurizio, questo ho visto, sì. Maurizio, okay. Ciao, sono Franca. Buonasera, buonasera. Ciao. Buonasera. Poi ciao, abbiamo Cristian, sì. Cristian Mariani, fatti notare, fai vedere buonasera, che sei tu. Ciao, Cristian. Cristian è eccolo, sì, socio giovane. Socio baby. Sì. Poi abbiamo Alessandra. Sì. Alessandra, fatti vedere. Alessandra, l'ho già vista. Ciao, socio, Alessandra. Socio consigliera. Wow. E poi abbiamo Elena e Pietro, che sono nostri amici e amici dell'associazione. Molti, molti di noi li conoscono, qualcuno forse non direttamente, ma insomma, adesso che se si, Marisa, se si aggiunge qualcun altro, diciamo qualcosa. Ehi, Marisa, che è successo? Ciao. Ah, non c'è l'icona. Sta in alto sul browser. In alto sul browser. Non c'è l'icona, non andiamo d'accordo. Sulla barra delle è sulla delle barra applicazioni, delle applicazioni sopra. Possibile che sia cancellato. Ho aperto da un'altra parte. Telefonata tecnica, scusate. Sì. Voi siete in regia, no? Sì. Aspetta, te lo passo. Cabina di regia, scusate. Aperto da questa altra parte, forse? Devi hai aperto Chrome? Dove l'avevo messo l'altro giorno? Poi in alto, sulla destra, c'è l'icona. Beh, vedi un po', se riesci ti vediamo, noi siamo già in collegamento. Ciao, ciao. Allora, dovrebbe arrivare adesso anche Marisa. Un attimo che devo mettere sotto carico. E dire che abita nel tuo palazzo, Eh sì, ma non ci possiamo okay incontrare. Che ci siamo ridotti. Ogni tanto... Prego. Drink, sì, adesso passiamo col primo giro, offriamo... Allora, ci siamo? Sì, sì, eccoci. Ci siamo. Hai messo sotto carica? No, ho fatto degli spostamenti, mi vedete? Sì, 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 vediamo. Sì, è uscito rosso, okay, però dipende dalla carica. Vediamo. No, vabbè, si vede che hai poca carica, però ti vediamo no, bene. No, quello è il collegamento. Non è la... Ah, quello è il collegamento. Sì, sì, adesso ho messo la ricarica. Sta bene. Come no? Ho messo la ricarica. Allora, quindi abbiamo Atene,
Pulsano, Oria e Taranto. Il Rico di Sotto è Taranto, Cristian Pulsano, Pietro e Elena Oria e Maurizio Atene. Noi come parte di sotto dello schermo siamo Taranto. Beh, parte di sotto a noi, no? Ah, vabbè, non so come la vedete voi, noi siamo sì, i tarantini in basso. Io so come stanno ad Atene. Che fai? Io so come stanno ad Atene. Lo sai? Come sì. Stanno bestemmiando come noi. Adesso ce lo racconta Maurizio. Vai Maurizio, sono tutto orecchio. Dove sta Maurizio di Atene? Ad Atene? Non so se stiamo bestemmiando, stiamo un po' così. Vabbè. Cosa fare delle nostre vite? È una battuta. Ma qui noi siamo un po'. Scusate, abbiamo un altro socio onorario, Dimitri. Ciao Dimitri, ci senti, ci vedi? È una canzone greca? Ciao. Ciao. Sì, l'ho visto. Non lo vedo. L'ho appena intravisto. Avevo perso il collegamento. L'ho visto anche L'ho recuperato. Come state? Tutti bene? Siamo bene. Reclusi ai domiciliari, per come Italia, resti domiciliari. Noi nel nostro gergo diciamo siamo incastellati. Incastellati. Quindi adesso abbiamo anche Matera in mezzo a tutte le varie città in collegamento. Stavamo dicendo prima, abbiamo Atene, Oria, Pulsano, Taranto e anche Matera. Speriamo che sia Patrizia pure. Patrizia da New York? Beh. No, che a tempo si... non lo so, ho mandato già il messaggio. Che a tempo viene pure lei. Ci ha detto che... Andiamo. Allora... Penso che la serata andrà avanti a presentazioni, perché man mano che entrano gli altri presentiamo chi ci sono. Allora è entrato Dimitris Rubis, nostro amico socio onorario, amico dell'associazione. Fai un cenno, fatti riconoscere. Se vedi nelle icone abbiamo Maurizio De Rosa da Atene. Poi abbiamo Cristian Mariani da Pulsano. Buonasera. Pietro ed Elena da Oria, Alessandra da Taranto, Franca da Taranto e noi da Taranto. Dimitri, se non abbiamo l'icona noi. No, io... Ah sì? Non lo vedete? Io ho attivato tutto. Credo... Sì, no, ma noi ti vediamo. Noi vediamo tutti quanti. Vediamo e sentiamo tutti, quindi il collegamento c'è. Ok, va bene. Allora, visto che ci stavamo informando innanzitutto, in attesa che entri qualcun altro, delle condizioni meteo, a Matera com'è la situazione? Sta piovendo attualmente. Come qui. Come sempre, questi giorni sono almeno 5 giorni che sta piovendo. Siamo qua tu. Insomma, io riesco comunque a uscire fuori, ovviamente bardato come sempre, mascherine, guanti, eccetera, perché c'è un cane. Per cui... E l'auto c'è già e col cane si può. Sì, quante volte scendi col cane? Quante volte? Mediamente due. Bravo. Tutto il cane. Da almeno 16 anni, per cui non la posso spostare più di tanto. Dimitri! Oriste, paragallò. No, io volevo sapere, è valido il cane di Toppa? Come? Non ho capito. Cane giocato. Il peluche. Un cane di stoffa. Sì, no, il cane non è. Perché noi non abbiamo, quindi non possiamo uscire. Possiamo affittare per 10 euro, però. Sì, però dovete venire a Matera, vi faccio lo sconto se volete. Scusate, io ho letto veramente una notizia di un
signore che portava a spasso il cane giocattolo, sapete, di quelli che non... sì, c'era una vignetta che girava, ma, su... ma siamo sicuri, perché a me era proprio una fotografia, era proprio una fotografia, non so dove sia stato. Terribile. No, invece a me ha detto Valeria che quando lei esce coi cani, nel tratto breve che adesso si può fare soltanto, non mi ricordo quanto, da casa 300-500 metri, in Viale Magna Grecia passano tre volanti e qualche volta anche l'esercito, in quella... tre volanti, è veramente spaventoso, mi fa proprio impressione, siamo proprio, mamma mia, adesso ho visto poco fa una fotografia del centro anche di Taranto, con la volante e una camionetta dell'esercito a pochi metri dietro. Preso dallo stesso, dallo stesso punto di vista, dallo stesso balcone. Mi sembra come quando siamo andati a Costantinopoli, che c'era polizia dappertutto. Ma era meglio andare a Costantinopoli. Qui la situazione è abbastanza tranquilla, cioè non c'è nessuno fuori, poco fa sono andati anche in farmacia. È tutto deserto, ovviamente anche qui gira la polizia, eccetera, insomma. Quindi siamo incastellati, come dicevo prima, in casa, e lavoriamo ovviamente da casa come tutti quanti, e niente, aspettiamo che questo pericolo, questa peste nera, insomma, passi al più presto. Va bene, io ovviamente sento spesso i miei che sono a Calcida, a Calcide, io ho un padre che ha la veneranda età di 99 anni, e vive da solo, tra l'altro, a Calcida, in un paesino che però per fortuna è anche abbastanza isolato, per cui non temiamo nulla di particolare. E gli altri vivono tra Pireo e Calcida e Calcide, dove anche lì la situazione piano piano si sta peggiorando con vari casi. Ovviamente, come ben sapete, il problema, come al solito, è ad Atene, ma perché Atene si sa che è sovrappopolata, anche se non mancano focolai anche dal nord della Grecia, dove del resto il primo caso è stato quello di Salonico, una signora che è venuta da una Fashion Week di Milano, e quindi poi è iniziato tutta la catena di contagi. Però per ora in Grecia la situazione è abbastanza diciamo così contenuta, per fortuna non abbiamo la situazione del nord Italia. In Basilicata la situazione è ancora meno drammatica, perché ovviamente i casi ancora sono contenuti, e speriamo che la cosa non vada oltre. Io ho fatto un resoconto, sì. No, di Salonicco ci ha parlato sabato scorso Edoardo, perché lui è tornato da Salonicco. E quando lui stava a Salonicco, però già c'erano i ricoverati negli ospedali. Lui è tornato ormai da parecchi giorni. È anche andato in ospedale, perché poi lui ha fatto anche del volontariato però insomma c'erano già alcuni casi, per cui ha deciso poi di tornare, insomma ci ha raccontato che nel momento in cui lui è venuto via da Salonicco ancora naturalmente si poteva uscire, e quindi era tutto normale, diciamo. E lì com'è la situazione sanitaria in Grecia? Allora, lui a Salonicco proprio, avendo frequentato diversi ospedali, ha raccontato che in uno la situazione era molto ben sotto controllo, dell'altro si fidava meno. Poi era andato, non mi ricordo adesso, perché di tre ha parlato, quindi non mi ricordo. In uno c'era stato anche il morto, quindi forse proprio il giorno in cui è partito lui. Però adesso non mi ricordo quale dei tre fosse.
Questo per Salonicco, per quanto riguarda Salonicco, però già la settimana scorsa lui ha parlato di prima che lui partisse dalla Grecia, quindi sono passati molti giorni adesso. Non so al nord come la situazione, come possa essere. Di nuovo sono ai morti fino a ieri sera, che ho sentito. Eh? 29 morti. 29 morti. 32. 32. Sì, questo, tutta la Grecia ho sentito anch'io, sì. Magari dove, Maurizio dove, se ha... Scusate, dove 29 morti? No, tutta la Grecia. Se vi posso informare, ci sono alcuni nel nord, ad Atene, poi a Peloponneso, zona di Patrasso e dintorni. Sì. Focolai sono lì, ovviamente la concentrazione, ma è a causa della popolazione greca, che quasi più di 4 milioni sono concentrati nella pianura dell'Attica, ad Atene, e lì ovviamente è fatto di statistica, non tanto di gli atti di conseguenza di vabbè, concentrazione. Poi sentivo anche un mio amico da Creta, da Resimno, e lì praticamente effetto un caso di un professore tedesco che in televisione ho sentito si è contagiato e chissà da dove l'ha preso, insomma. Per ora forse in qualche isola, insomma. Loro hanno preso provvedimenti, devo dire, molto presto, cioè il governo è stato abbastanza rapido a prendere provvedimenti e non tergiversare. Ovviamente avevano, purtroppo, il nostro caso dell'Italia, avevano anche il protocollo da seguire, no? Perché l'Italia purtroppo ha fatto diciamo così, ha insegnato agli altri, no? Che protocolli seguire dopo questa situazione, e quindi loro seguendo... Chi segue i giornali da una parte e dall'altra vede, loro guardano la nostra la situazione di nostra Italia, si muovono di conseguenza, insomma, volevo dire. E quindi devo dire che questa volta si sono mossi abbastanza rapidamente. Il problema della Grecia è il sistema sanitario, che ovviamente peggio di quello italiano. Ci sono degli ottimi medici, purtroppo ci sono le infrastrutture, sono state anche esse scardinate e messe allo stando, perché a causa della famosa crisi, no? Che dal 2010 in poi è uno dei sistemi che ha sofferto la crisi in Grecia, è stato soprattutto il sistema sanitario, che ne è stato adeguato, eccetera. Quindi loro per questo hanno preso rapidamente provvedimenti, perché sanno benissimo che il sistema sanitario è la parte debole del sistema paese. Sì, Maurizio, no, volevo sentire anche il punto di vista di Maurizio. Sì. Non sono così informato su tutto quello che accade, devo dire che un reportage giornalistico non lo posso fare assolutamente. Beh, la sensazione del cittadino. Quello che posso dire è che sicuramente sono stati, per fortuna, presi provvedimenti molto rapidi, e anche vedendo certo quello che sta succedendo, quello che è successo in Italia, che è una cosa abnorme naturalmente quella che è successa in Italia, poi bisognerà discutere forse a porte ferme di quello che è realmente accaduto. E comunque sì, si spera, insomma, finora pare che, a detta degli esperti qui, la tempestività dei provvedimenti, che sono stati restrittivi da subito, pare che dovrebbe consentire alla Grecia di piano piano affrontare e uscire dalla crisi della pandemia. Fermo restando naturalmente che non esistono, a mio parere, isole felici in questo momento, soprattutto in Europa. Siamo circondati completamente, e poi insomma grandi paesi come la Francia, l'Italia stessa, la Spagna naturalmente sono in gravissima crisi, quindi anche se, come si spera qui e si auspica, e forse c'è una ragionevole possibilità di sperare che noi all'interno qui della Grecia si possa uscire dalla crisi entro l'estate,
C'è però il grave problema, che il grosso problema naturalmente nel resto d'Europa i confini sono chiusi, i voli non ci sono, comunicazioni interrotte, completamente con tutti gli altri paesi d'Europa sostanzialmente, e anche di oltreoceano. Quindi in questo momento, come del resto anche in Italia e in altri paesi, gli aeroporti sono sostanzialmente sono aperti ma non funzionano, i porti sono aperti ma non funzionano. Quindi, se non riesci, quando la vita ricomincerà. Vabbè, chiudo allora, sì. Ciao. Vedrà. Il fiato, naturalmente tutti guardano all'Italia, perché quello che succede in Italia è un po', direi che ha anche scioccato l'opinione pubblica qui in Grecia, la famosa immagine dei camion militari che è stata riproposta qui nei telegiornali molto spesso, e quindi terribile. È stata anche una di quelle immagini che poi hanno convinto il governo qui a prendere provvedimenti tempestivi. Non tergiversare. La Grecia adesso, al di là della particolarità demografica della Grecia, ci sono 4 milioni di abitanti in Attica e 6 milioni nel resto del paese, comunque ha 10 milioni di abitanti come la Lombardia. La Grecia è una Lombardia dal punto di vista del numero di abitanti, quindi ecco, basta fare il raffronto con quello che sta accadendo in Lombardia, una cosa così, se fosse accaduto in Grecia, insomma, l'idea di questa, anche di questa somiglianza proprio del numero di abitanti ha terrorizzato, insomma, ha scosso. Ha spaventato. Oh, io vi volevo dire invece, a proposito della Gran Bretagna, qualcosa, perché ho parlato con un'amica in questi giorni, e mi ha raccontato che ha una sorella, un'amica che non è di Taranto, vive al nord, che ha una sorella che lavora in ospedale in Gran Bretagna, precisamente non so dove. Secondo i racconti di questa sorella, tutte le dichiarazioni di Johnson, che noi abbiamo letto in abbondanza in questi giorni, sono state completamente, con un lavoro di tagli e cuci, sono state completamente manipolate. Pare che non abbia per niente dichiarato l'immunità di gregge, devono morire, eccetera, eccetera. Pare che sia stato, che quello che noi abbiamo visto è completamente distorto, detto da... Guarda un po'. Poi lei aggiungeva anche, sempre dai racconti della sorella, che in realtà poi fra le persone nel Regno Unito non c'è grande disponibilità all'avvicinamento come invece c'è da noi e come anche c'è in Grecia. Anche negli stessi pub la gente di solito, normalmente non in tempi di virus, mantiene le distanze, quindi non è per loro non è una grande rinuncia, ha detto. Non sono, sì, hanno l'abitudine di riunirsi per bere, però non sono molto portati a stare vicini, come succede invece a noi quando stiamo insieme, quando usciamo, quando più affollati. Questi sono racconti che mi arrivano, insomma, sono anche di seconda mano, ve li ripropongo. Questo fatto di Johnson mi turba particolarmente, perché lei era molto convinta di, e noi ne siamo stati veramente inondati di queste notizie. Però insomma è un punto di vista che bisognerebbe pure lui, E infatti io volevo sentire pure che cosa ne diceva il figlio di Pietro e Elena, perché lui sta a Londra. René, vi ha raccontato niente? Sto lavorando senza maschera, solo con guardi. Lui sta sul treno e per forza deve lavorare. E deve lavorare per forza, altrimenti può anche stare a casa ma non pagato. Questa è una tragedia, mamma mia, che brutto. Patrizia lavora da casa, non esce. A proposito, saluta tutti, adesso sta facendo la spesa. Quindi non si può collegare da New York? Fuori sta ancora. Mannaggia. Non ce n'è più, Che ha detto? Che ha detto? Non c'è più. Non ce n'è più. Ah, pure a New York, No, ma io vi ha detto niente René a proposito dei discorsi di Johnson? No, a noi solo a Johnson non interessa, a noi interessa solo che doveva sposare di chioda di aprile e non si sposa più. E lui l'ha dovuto rimandare, peccato. A data da destinarsi. Sperando che non sia troppo lontana.
Quindi il matrimonio è rimandato definitivamente, insomma, cioè è sicuro. Avevamo già l'aereo prenotato per 9 e invece è stato cancellato. Ci danno i soldi indietro, almeno. Oppure il ristorante, tutto ordinato, tutto, albergo, tutto. Caparo, non lo so. Che ma questa è la situazione. Mamma mia. Che ha stravolto tutto quanto. Tutto. Mamma mia. Quindi, noi... Ma pure il principe, non solo il Boris. Pure il principe sta conteggiato, sì. I capi, no? E lui ha sbagliato la corona. La corona virus. Il virus della corona. Da tanto tempo. Voleva la corona e ha avuto il corona. La corona non l'avrà mai, di questo passo. Il corona sì. Pensa che non l'avrà neanche il cavallo. Allora, in questi giorni sto ricevendo nei gruppi una serie di indicazioni infinita, veramente, di spettacoli teatrali, al di là di quelli che stanno regolarmente sempre su YouTube, di solito, che ci sono sempre per tutto l'anno, che sono messi a disposizione per questo giorno, dalla Grecia, parlo della Grecia, ma sono così tanti che non si riesce proprio a vederli. I teatri vari che hanno chiuso di Atene stanno mettendo a disposizione una serie di spettacoli anche recenti. Non lo so, Maurizio, tu hai fatto in tempo a vedere niente? Penso che tu stia lavorando, quindi forse non hai tempo. Poi comunque il teatro sullo schermo del computer non riesco a vederlo. Però sì, ci sono moltissimi teatri che hanno messo online il repertorio sostanzialmente. Penso per esempio al Teatro Poria. Sì. Tra l'altro loro dicevano che alcune di queste riprese d'archivio sono state girate in maniera più cinematografica, quindi si possono anche vedere sullo schermo. Ci sono tante iniziative anche per tenere il problema in questi casi, come parlo insomma con persone, anche con editori, eccetera, in questo momento di sostanzialmente in cui la cultura c'è un blackout nella cultura. Il problema, il punto, l'obiettivo è quello di non perdere il contatto col proprio pubblico. Quindi anche i teatri, insomma il teatro, lo dice la parola, teatro, insomma lo devi vedere, bisogna quindi continuare a vederlo, perché altrimenti si perde insomma questo contatto col pubblico, che è importante. Lo stesso vale per le case editrici che ci propongono in book, per esempio, i loro grandi, insomma, i libri magari di repertorio, ecco, in formato elettronico. Quindi il problema, il punto in questo momento del mondo della cultura è quello di non perdere il contatto col pubblico. Certo. Mm-hmm. Io mi introduco per fare una domanda, diciamo, a Maurizio, perché mi vengono in mente le parole della nostra chiacchierata del 2015, quando sono venuta per la prima volta per il reportage ad Atene. Quindi è un momento già complicato per la Grecia, per noi forse lo era un po' meno. Siccome parliamo molto dell'esorcismo, di come esorcizzare meglio i pensieri negativi che il greco, no, l'ellenico ha attraverso il dialogo, quindi questo incontro nelle taverne, nei caffè, lo sappiamo bene, anche nella semplice piazza. Io volevo sapere la tua percezione, visto che vivi lì oramai da decenni, la tua percezione di come adesso stiano affrontando questo senso, diciamo, di disorientamento e di alienazione, perché io lo avverto particolarmente da Magno Greca, immagino quello che possa succedere invece nella terra dei nostri padri spirituali. Sì, beh, è un momento che... A mio parere, insomma, mi sembra che ci sia anche un senso di comprensione di quello che sta succedendo. Adesso io non vedo più nessuno, quindi spero che voi continuate a vedermi. Neanche me, io ti vedo tutti. Tutto normale. Tutti. C'è un momento di grande, ovviamente, disorientamento. C'è anche però, c'era prima... che le misure fossero prese, c'era anche un desiderio che fossero prese, perché c'era questa grande paura.
Certo, dovremmo fare i conti, per esempio, col fatto che quest'anno non ci sarà la Pasqua, e quindi questa è una cosa che insomma credo che inciderà anche dal punto di vista psicologico, perché poi la Pasqua, insomma, lo sapete meglio di me che cosa vuol dire la Pasqua in Grecia. E anche a Taranto. Immagino che anche in Italia. Ecco. C'è stato un piccolo assaggio 3 giorni fa durante la... le celebrazioni che poi non ci sono state della celebrazione, cioè dell'epetto, dell'anniversario della rivoluzione greca del 25 marzo, che insomma per la prima volta non ci sono state, non c'è stata la solita parata militare, non c'è stata la grande festa che di solito c'è. Sì. Sono passati degli aerei a ore e abbiamo visto le immagini. C'è stato per la prima volta un'anteprima probabilmente di quello che sarà anche la Pasqua quest'anno, di deserto proprio. E psicologicamente sarà dura, sarà difficile, perché poi le famiglie non potranno riunirsi, quelle che vivono, le famiglie allargate, che vivono in posti diversi, ritrovarsi con i nonni, con gli amici, al curio, al villaggio, eccetera. Quindi sarà una grande prova psicologica, però le cose sono comunque ossequiosi delle regole, come lo siamo noi qui al sud, perché si può dire che abbiamo un tasso di obbedienza, e nonostante la sofferenza della mancanza, insomma, della sinergia, abbastanza elevato rispetto a quanto sta accadendo invece nella parte nord dell'Italia. Quindi mi sembra di capire che in Grecia ci sia lo stesso stato d'animo di accettazione nella sofferenza stessa. Sì, anche perché comunque c'è una comprensione della gravità della situazione. Credo che sia chiaro a tutti, nessuno vuole ammalarsi, si cerca di stare bene. C'è una sorta, come dire, di rabbia. Ma posso capire. Comunque diceva che adesso, insomma, negli ultimi 2 anni. Rassegnazione, le cose, direi. Erano tutti molto ottimisti su quello che sarebbe accaduto. Direi più rassegnazione. La transizione dopo la crisi, no? Comunque nel momento, anche perché Maurizio qui ovviamente quando legge un po' di rassegna, un po' troppa di rassegna stampa, che cerco di andare sempre nelle fonti più attendibili, qualcuno ha usato anche la parola troica per l'Italia. Noi sappiamo benissimo quello che ha comportato, anche se il coronavirus non c'entrava nulla, ma come la pensi con questo? Si può usare, insomma, si pensa già a un default, a una sorta di fallimento delle industrie a posteriori, preoccupa molto. Non penso proprio che sia una cosa, uno scenario, a parte che è molto presto, credo. Non sono un economista e non sono un esperto di... Ma infatti ne parliamo da umanisti. Proprio dal discorso da parte dello sport mi sembra improponibile, perché poi la troica per l'Italia vorrebbe significare di nuovo la troica per la Grecia, perché la Grecia uscirà anche... magari non come l'Italia, ma comunque dopo 3 mesi, 4, che qui sarà tutto chiuso. Il turismo quest'anno poi non ci sarà. Quando andiamo a circolare, per dire a giugno, a luglio, noi qui, cioè il turismo quest'anno è affossato. L'Europa, la Troica, Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Germania, Grecia, Lettonia, non so, Slovenia, Lussemburgo, che fa parte, mi sembra... Cioè, o l'Europa cambia il passo o non lo so, ma tanto in un modo o in un altro qualcosa non si può parlare per l'Italia, poi parlando dell'Italia che sul corpo stremato di un paese non puoi neanche far leva sul senso di colpa al limite del vabbè, insomma anche noi ce la siamo un po' giocata, ce la siamo un po' spassata. No, qui non, l'Italia uscirà fuori con le ossa rotte da questa storia. Non si può imporre nessuna troica di nessun tipo, ma neanche lontanamente. Quindi cambia l'Europa, o l'Europa cambia il passo o le cose cambieranno per come solo una pandemia può fare. Certo. Sì, sono d'accordo. Io volevo anche chiedere, non so se sta parlando qualcun altro, però per te, Francesca. Ma... Ciao Francesca. Ciao.
Ah, ecco, salve, la conosco. Piacere. Per quanto riguarda invece, avevate fatto dei riferimenti tu e Dimitri per quel che concerne il sistema sanitario. Tu sai che lì al tempo avevo indagato, però oramai parliamo di 4 anni fa, avevo indagato con delle inchieste, gli ospedali di Atene, non era florida la situazione. Adesso come si stanno comportando? Io ricordo dei tanti punti tracciati in quel reportage che alludeva alla carenza di infermieri che erano a casa perché non potevano soffrire di un contratto. Mi viene in mente la ricerca che il corpo infermieristico sta attuando nelle ultime ore, sta arruolando gli infermieri qui in Italia attraverso il curriculum via mail, diciamo. Come si stanno organizzando lì per contenere l'epidemia? Ah, io quello che so, perché non sono nel mondo della sanità, quello che so è che ci sono state delle assunzioni, credo, di medici e infermieri in questi ultimi giorni. Adesso non so se per email, curriculum, non ho ben idea. Non lo so. Però sì, ho sentito, almeno in televisione, sui giornali, ho sentito di assunzioni che sono avvenute, stanno avvenendo e avverranno altre nei prossimi giorni per rinforzare il sistema sanitario. Anche se quanto era un medico che lavora a Barcellona in Spagna, che loro usano negli ospedali in prima linea sacchetti della spazzatura per proteggersi, quindi evidentemente in Spagna, a Barcellona stanno peggio, mi sembra che in generale in Europa negli ultimi anni la sanità sia stata considerata forse perché eravamo questo fatto della spazzatura l'ho visto anch'io per la Spagna, anche per alcuni ospedali in Italia. Molte notizie la con la fotografia. No, sì. Anche per l'Italia, purtroppo. Anche Italia. È lì il problema che mancano mascherine, anche abiti, quegli abiti che mettono. No, c'è mancanza di questi strumenti qui, di questi mezzi. Però dobbiamo, se posso dire una cosa, dovremmo cambiare un po' noi come società, perché è capace, in tempi altri, no? Se si facevano rifornimenti magari di mezzi o presidi medico-chirurgici che non servivano in quel momento, anche come società in generale, non parlo dell'Italia o della Grecia, parlo in generale delle società democratiche, no? C'è sempre l'uomo di buona volontà o la donna di buona volontà che magari dicono: beh, ma perché compri queste cose inutili in questo momento? Non è che c'è di mezzo la mascherina. Cioè, dobbiamo imparare forse anche a funzionare meglio come società. Non è facile in una democrazia acquistare, per esempio, mascherine quando non ne hai bisogno, e giustificare questa spesa e dimostrare che non sei un elefante, quindi e che non ti stai prendendo la mazzetta dai produttori di mascherine quando non servono. Quindi secondo me bisogna anche come società forse imparare, è difficile, a indirizzare anche meglio le nostre antenne laddove davvero ci sono sprechi, e non in generale, siamo tutti padri. Tutti prendono le però mascherine. Comunque chiedo scusa, comunque però è arrivata ci sono Marisa. Stati dei ritardi, vero? Sono riuscita. Comunque ci ciao, sono Franca. Stati dei ritardi, vero? Ciao Marisa, ciao. Stavo dicendo, comunque ci sono stati dei ritardi paurosi, perché voglio dire, non è da oggi, non è da una settimana, non è da 2 settimane che ci si è accorti che mancano queste mascherine. Come mai si è perso tanto tempo? E poi soprattutto laddove servivano di più, negli ospedali per esempio. E io posso pure capire che uno può prevedere di comprare anche quello che non serve nell'immediato, però non in quantità industriali. Allora, tutto questo è venuto fuori almeno da un mese. In un mese si poteva ben provvedere. I cinesi. Ciao Pietro. Ciao. Siamo rimasti impreparati non solo nella commercializzazione, ma anche nella produzione, quindi ci siamo trovati a non avere il materiale, non solo a non poterlo comprare, anche perché c'erano state delle
distribuzioni di proprio di creazione di fabbricazione in ambito europeo, per cui i paesi che erano demandati alla creazione di questo materiale sanitario hanno ristretto un po' i loro cordoni e se li sono tenuti per loro, evitando di farli uscire dai propri confini nazionali. E qui e questa è una contraddizione con il concetto, no, di Europa, che dovrebbe essere per alcuni prodotti. Perché se un paese di nuovo nel discorso, no? Se un paese per programmazione comune rinuncia a produrre, mettiamo per esempio le mascherine, e poi deve poter fidare nella cooperazione, nella collaborazione degli altri paesi, che invece pare, almeno da quello che ci viene detto da alcune fonti, non ci sia stato. E quindi questo ha creato ancora più difficoltà, più ritardi. Io vi voglio dire una notizia di quelle che raccolgo così, non so se qualcuno, può darsi che qualcun altro l'abbia vista, immagino. Piccole notizie tecniche spicciole. Allora, a parte lo studio di cui si è parlato all'inizio, presentato ad Atene, di cui poi in questi ultimi giorni non ho sentito più niente, una squadra particolare che ha studiato la possibilità di bloccare l'innesco della polmonite. Hanno capito il meccanismo, è stata fatta anche una conferenza stampa, però poi ai telegiornali italiani non ho visto proprio traccia di questo. L'innesco della polmonite nei malati di coronavirus, che non è per tutti, cioè non tutti coloro che si ammalano poi hanno la polmonite. Questo studio che è stato annunciato ad Atene avrebbe trovato la possibilità di bloccare l'innesco della polmonite, e soprattutto dicevano gli articoli, non è sicuramente una bufala perché ho controllato tantissime fonti, loro in questa presentazione, questa equipe di Atene ha dichiarato che avrebbero anche il sistema molto precoce dall'esame del sangue per capire fra i malati chi svilupperà la polmonite e chi no. Solo che questo poi in Italia non l'ho sentito da nessuna parte. Uno. L'altra cosa molto particolare che ho letto è, non mi ricordo la città, mi sembra che sia Veria, che hanno fatto anche lì hanno creato dei piccoli raccordi. Questa è una cosa, non mi ricordo se l'ho vista ieri questa notizia, dei piccoli raccordi, non so il materiale, per cui addirittura riuscirebbero ad attaccare 4 persone con un unico respiratore, mentre qua in Italia si parlava di 2. Io sapevo 2. Due, questo in Italia, e questa è una notizia che io ho visto, una notizia greca, adesso non mi ricordo più neanche dove l'ho, e c'era pure l'immagine, e mi sembra che si parlasse dell'ospedale di Veria. Però non ne sono più tanto sicuro perché sto leggendo notizie da vari ospedali di varie città. Questo mi sembra che fosse Veria. Questo è un buon. Sono notizie positive, sarebbe però. È una bella cosa. Però da noi non arriva proprio niente. Quando la sera fanno negli speciali i resoconti, nel paese tale hanno detto che hanno studiato questo, nel paese tale hanno detto che hanno studiato quest'altro, della Grecia non si parla mai. Questa della dichiarazione l'ho letta veramente da tantissime fonti, proprio dell'esame, mi è sembrato particolarmente interessante. L'esame che si è fatto a tutti riuscirebbe a prevedere chi va incontro alla polmonite e chi no. Molto precocemente, però c'è un blocco proprio in Italia. Queste notizie non lo so perché non le danno nei canali, quelli accessibili a tutti, voglio dire. Queste sono piccole chicche che noi cerchiamo anche comunque in siti che, soprattutto grazie a internet, che naturalmente non vengono divulgate. Ma in italiano non ci sono. In italiano infatti, non le trovo. Questa immagine, io che non ho grande dimestichezza, dovrei chiedere a voi di tradurmela, o comunque di andare su Google Traduttore, che è tutto interpretabile. Oppure dovrebbe farcele pervenire tradotte, Maurizio, così facciamo prima. Però in effetti... è vero, Maurizio, ciao. Li dobbiamo sfruttare. La versione inglese, quindi si possono leggere anche in inglese. Forse, infatti, quello sì. Comunque, non è vero, qui... Si focalizza molto sul fatto dei numeri, cioè queste varie scuole di pensiero con questi numeri catastrofici, chi muore con e per il coronavirus, la non differenza. Se dovessimo fare dei sottinsiemi, credo che i nostri epidemiologi, virologi e medici non ne uscirebbero
il cervello andrebbe veramente fuso, però secondo me poi si stanno anche perdendo di vista anche le notizie positive, se vogliamo. Sì. Video italiani di pazienti anche giovani dimessi con queste schiere di personale medico, infermieri, appunto specialisti che accompagnavano l'uscita con gli applausi, quindi dicevano di profondere anche un po' di ottimismo, sebbene in questa situazione gravissima e destabilizzante, che magari faccia anche cautelare la mente. Io dico questo perché sapete che molti di voi sono. Mia sorella in 40. Mi sento. Mi senti? Pronto? Marisa? Ma stai. No, è Franca. Sì, no, dicevo praticamente. Ah, ha perso il collegamento. A Bologna, due ragazzi che costretti a casa perché studenti fuori sede abbiano tentato addirittura il suicidio, sono stati salvati dall'intervento. Sì, perché. Io non vi dico la prima dal punto di vista psicologico che sta e anche psichiatrico che ogni tanto vado in attacco di panico perché non che non lo dicono, lo stanno dicendo che ci vuole il supporto psichiatrico. Chi sta bene nell'allenazione non siamo noi, noi siamo animali sociali e quindi è normale che io ovviamente, che devo essere sempre in perenne movimento, non ho un posto fisso, fra virgolette, posso fare giornalismo smart working in questo senso, quindi mi è diventata una mansione ancora più precaria. Io sto appuntando tanto, tanti pensieri, tante mie metabolizzazioni del momento che vanno dal catastrofico, voglio scherzare, ma cerco di dare anche un esame sociologico da umile filologa, non come Maurizio, filologa nel senso che ho studiato filologia ma non lo sono, e da giornalista soprattutto. Quando lo metterò per iscritto magari me lo farò, sarete i primi ad averlo perché dubito di poterlo divulgare altrove, anche perché la maggior parte sa che io scrivo di calcio locale, il calcio è un termometro della società, si è bloccato definitivamente, non avendo più l'agonismo, abbiamo qualche intervista triste al giocatore che finge di fare gli allenamenti. Franca. Da casa, però è un'altra situazione aperta quella del calcio, che se il mio denaro dovesse persistere, quindi diritti televisivi dalla Serie A, potrebbe andare a coinvolgere anche la Serie D, che è la categoria in cui milita il Taranto. Altrimenti io sono favorevole all'annullamento del campionato perché credo che poi si vengano ad accavallare i mesi di preparazione estiva, ci sarebbe uno scombussolamento di valori considerato che gli europei del 2020 sono stati portati al giugno dell'anno prossimo, quindi se abbiamo già l'UEFA che ha deciso per gli europei dirottati di un anno, non vedo perché i campionati dopo due mesi, che quasi, io parlo due mesi perché quantifico anche aprile come 30 giorni di stop di allenamenti sul campo di tattica, non si potrà riprendere una sana competizione. Quindi mi trovo con il calcio che oramai è diventato avveniristico, è diventato astratto. Poi questi pensieri che devo mettere per iscritto anche per una catarsi spirituale emotiva, e poi almeno c'è il colloquio interattivo, questo sì. Vabbè, poi la spesa e la farmacia, quelli non mancano. Il cane no. Il cane manca. Però lo soffro. Vedi ora? Sì, adesso il computer. Adesso sì, si è messo. Sì, no, e adesso abbiamo un'altra visuale più diretta. Allora, è meglio. Vedo perfettamente. Ho sentito che domani, no, è la giornata dell'AIL e praticamente un ematologo, che sarebbe il presidente, ha detto che gli ammalati di questa malattia, cioè chi ha malattie ematologiche, è più soggetto al Covid-19. È solo che quest'anno purtroppo non possiamo andare nelle piazze a comprare le uova, quindi dovremmo mandare così un contributo. Vabbè, questa è una delle tante notizie. Quindi, niente, io lo so perché prendiamo l'uovo dell'AIL, quindi niente uovo quest'anno, ma ce lo portano a domicilio. No, quest'anno. L'AIL sta chiedendo un contributo perché non potranno fare a domicilio, credo. Tanti che vediamo si riferiscono all'anno scorso, penso, delle uova.
non solo sì, di quest'anno questo. Stanno divulgando gli appelli perché a Taranto poi veramente c'è bisogno, perché abbiamo un numero di malati enorme. Gli appelli perché venga fatto un contributo, venga dato un contributo, e purtroppo nelle piazze non è possibile. Noi veramente abbiamo un numero di malati che è difficile anche a pensare, perché poi noi abbiamo qua a Taranto soprattutto abbiamo un record di tutte le malattie e soprattutto dei linfomi ematologiche, questo lo so, purtroppo. Anche oggi ha fatto l'appello anche l'attore Sebastiano Somma, a proposito dell'AIL. Stavo pensando di chiedere a Dimitri, quest'anno è saltata, ricordavo nei giorni scorsi quanto è stata bella l'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di specializzazione a Matera di archeologia. Noi l'anno scorso siamo andati Giancarlo, Marisa e io, ed è stata stupenda. Quest'anno è saltata, voi siete stati a Matera, all'università, siete stati fra i primi che hanno eliminato queste cerimonie, e siete stati molto previdenti, devo dire. Ecco. Ecco, e volevo chiedere, per gli scavi come ci si regolerà? State già pensando? Non si vede che cos'è? Sollevalo adesso. Ecco. Si vede, io non ho visto. Sollevalo. Di più vicino alla catena. Era l'invito all'inaugurazione dell'attività della nostra università, della nostra scuola di archeologia, per il 25 febbraio, che siamo stati i primi a rimandarla, ovviamente oramai non si farà più, proprio perché il giorno prima era uscito il decreto. Servizio particolare della regione che vietava tutte le manifestazioni, per cui abbiamo avuto il primato di rimandarla alla nostra consueta inaugurazione. Tra l'altro avevamo previsto anche una prolusione, l'anno scorso la prolusione inaugurale, come diceva appunto Danita, l'ho fatta io, con una conferenza su Eva Palmer in Est Delphi, che è andato molto bene, se non lo c'era, non ve lo posso raccontare. Ma quest'anno avevamo previsto, tra l'altro, anche una produzione inaugurale, invitando il Cosimo Damiano Fonseca, un vostro professore. Che ci avrebbe raccontato come è nata la nostra scuola di specializzazione, che tra l'altro è la prima facoltà allora creata a Matera, cioè noi siamo nati, poi dopodiché è nato tutto un polo universitario della Basilicata a Matera, perché prima era ovviamente a Potenza. E quindi avevamo previsto tante cose, anche un intervento musicale, insomma, e varie altre cose, ma pazienza, lo rifaremo appena si potrà, insomma, anche in estate, si potrà anche in estate. No? Non lo so, perché alla fine adesso noi ovviamente siamo tutti organizzati e stiamo facendo lezioni in streaming. Come facciamo noi adesso a una videoconferenza, noi abbiamo un altro sistema, il Hangout Meet, che è proprio della Microsoft, che ce l'ha dato l'Università della Basilicata, e facciamo le azioni. Tra l'altro sono uno dei primi a iniziare il primo di marzo, mentre dovevo iniziare il primo segmento del secondo semestre, quello primaverile, e abbiamo dovuto organizzare le classi in maniera virtuale devo dire, ovviamente è una novità anche per noi, ma noi non siamo un'università tradizionale, torneremo in classe vera quando lo si potrà, ma ovviamente anche così è un modo per essere in contatto con i nostri studenti, fare lezione, solo che ovviamente vedi dietro un monitor, non vedi le persone, certe volte siamo costretti a chiudere i loro microfoni perché c'è molto background, no? Quindi insomma non è la stessa cosa, ecco. Però poi
per non farli perdere il loro semestre, anche perché si dedicava per farli perdere l'anno accademico, per assegnare tutto, partecipare a tutto più avanti, non fare il secondo di laurea, non partecipare di più. Quindi si è deciso giustamente, anche a mio parere, andare avanti così. Per gli scavi non lo so, noi i nostri scavi archeologici li abbiamo tutti programmati come ogni anno per l'estate. Noi ogni anno lavoriamo ovviamente con studenti di scavi archeologici, io dirigo gli scavi archeologici a Metaponto, nell'area archeologica di Metaponto, poi c'è un altro scavo e altre ricerche correlate nella zona di Policoro. Sono anche in Grecia, sono in Epiro, nella zona della Chironte, sulla foce della Chironte. E non lo so, perché tutti quanti siamo in attesa di puntini, che non sai qualcosa, no? Perché comunque si spera che tutto possa finire, diciamo, aprile, maggio, speriamo, e poi a luglio, quando inizieremo le nostre attività, speriamo di essere liberi di poter, insomma, effettuare appunto le ricerche archeologiche sul terreno come sempre. Quindi, insomma, è tutto. Noi abbiamo già messo in programma, già in calendario, vogliamo sperare, insomma, di poter continuare come sempre con l'archeologia e tutte le altre attività, ovviamente, che facciamo. Anche l'archeologia pubblica, gli spettacoli teatrali, tutto quanto. Vi ricordo che vi avevo anche invitato, che abbiamo fatto quest'anno anche uno spettacolo teatrale con una compagnia teatrale di Matera su Pitagora, che abbiamo presentata l'estate scorsa, insomma, a metà ponte proprio. Dopodiché trasferita a Matera e abbiamo anche una manifestazione che si chiama Festivalia, l'archeologia si racconta, dove in sostanza dagli scavi archeologici noi, prendendo spunto dai manufatti che ogni anno vengono fuori. È arrivato Carmelo. Sì, montiamo su delle storie e quindi cerchiamo di emozionare la gente, perché voi sapete bene che un conto è chiudere un vaso interessante, bello, eccetera, all'interno di una vetrina, mettere una targhetta, un vaso greco, quinto secolo avanti Cristo, e un altro conto è riuscire a spiegare alla gente come funzionava, no, questo oggetto, chi lo usava, quando lo usava, perché lo usava, se presenta una raffigurazione, quali sono gli aspetti, no, che riguardano questa raffigurazione, i simbolismi dietro questa raffigurazione, la mitologia, tutta una serie di cose. Per cui allora noi, anziché fare delle conferenze, abbiamo creato questo format, che è un format, appunto, che dicevo prima, l'archeologia si racconta, che ogni anno a conclusione di ogni scavo archeologico mettiamo una specie di teatro didattico tramite il quale raccontiamo le novità dello scavo di ogni anno, però tramite un racconto, cioè mettiamo su una storia, no? Con personaggi, vestiamo i nostri studenti, no, con i costumi dell'epoca, e si fa quello che chiamo archeologia pubblica, cioè un racconto che serve appunto a creare interesse, e vi assicuro che l'interesse è grande, certo, in Basilicata, almeno da quando l'abbiamo attuato, quindi 2 anni fa più o meno. Speriamo anche quest'anno di riuscire a continuare sulla stessa strada. Quello che si spera. E noi speriamo anche di riuscire. No, volevo dire, possiamo seguirlo anche noi, questo spettacolo, o questi spettacoli via internet, li possono mandare? E forse bisognerà andarci. Bisognerà andarci, perché è un conto,
virtualmente o quanto essere lì fisicamente. Beh, certo, è vero. Speriamo finalmente di riuscire. Puoi essere posto, no? Non ci faremo fuggire la cattura. Stavo dicendo che in realtà gli spettatori non sono spettatori passivi, ma noi facciamo in modo che diventano parte, no? Protagonisti anche così riescono anche a entrare nella filosofia, no? nella trama, no? Del racconto. E il fatto che noi siamo tutti un pochino bloccati, perché siamo minorenni come Christian, che non ha proprio la patente, oppure siamo senza patente tutti quanti, compreso Giancarlo adesso in questo periodo, e quindi abbiamo difficoltà, oppure ci sono quelli con la patente che però non guidano la sera, come Alessandra per esempio, Marisa. Comunque c'è Giulio che potrebbe... Daniela, Giulio potrebbe... Sì, ma siamo pochi, infatti, cioè come gruppo abbiamo difficoltà, anche per esempio Pietro e Elena difficilmente si muovono la sera adesso, però dovremmo cercare di organizzare un pullman. Io a proposito di questo, un attimo solo, volevo dire che si è collegato Carmelo, che penso che lo conosciate tutti, Carmelo da Catania, dalla provincia di Catania. Volevo dire un'altra cosa, mi dispiace che adesso... Si sia perso il collegamento di Franca, perché a proposito della mostra, no? Che anche quella è stata ovviamente sospesa, quella delle tavole palatine, io avevo pensato che sarebbe stato bello organizzare un pullman con noi, insomma, il gruppo. Dicevo, peccato che adesso non ci sia più Franca, perché anche l'Associazione di Cultura Classica aveva pensato, ho letto su, insomma, nei social che aveva un'idea di poter visitare questa mostra. Tu, Dimitri, pensi che ci sia la possibilità di prorogarla? Sicuramente. Per ora no, perché più l'altro ieri parlavo con il regista e praticamente l'anno scorso hanno, e siccome non hanno avuto molta, loro ovviamente hanno avuto tanta gente eccetera eccetera, ma aspettavano dalla regione Basilicata una sovvenzione che gli avevano promessa, che non è stata mai arrivata, quindi per quest'anno non pensano di ripeterlo. Però volevo dirvi un'altra cosa, io qualche anno fa, parlando con la Eva degli Innocenti, che come conoscete la direttrice del museo, del Marta, avevo proposta se c'è una compagnia teatrale lì a Taranto. Noi qui abbiamo tante. Bene, io le avevo proposto mandarle anche il testo teatrale che io tenete presente che la parola teatro è un po' fuorviante, insomma, in greco abbiamo una bellissima parola che è la parola dromenon. Sì. Parlo con chi sta ad Atene in questo momento. Dromeno, teatro con dromeno, sono delle, non so, in italiano non c'è questa parola, è quindi un teatro, possiamo tradurre come teatro didattico, e che a me non mi risulta, insomma, che ci sia, però aiutatemi. L'avevo proposto allora di portare uno teatro con dromeno che noi avevamo quando abbiamo creato l'archeologia pubblica, che riguardava l'uso del vino nel mondo antico, che noi qui l'abbiamo presentato con musiche, danze, e ovviamente una storia che parte ovviamente dai vasi antichi che sono conservati. Scusa se ti interrompo, questo me lo ricordo benissimo, l'avete fatto nella casa, come si chiama quella di Matera, la casa cava, e noi non siamo potuti venire perché c'era maltempo, quello è stato 2 anni fa, quando è stato? C'era maltempo, pioggia torrenziale, sempre la solita storia, perché è il periodo peggiore dell'anno dal punto di vista meteorologico. Scusa Daniela, come si chiama casa? La casa cava di Matera, l'hanno fatto, me lo ricordo, noi dovevamo andare, ti ricordi Marisa? Non andammo perché poi ci fu quella tempesta lì. L'ho proposto a Eva dello Centro, perché lei conosce il testo, conosce tutto il pacchetto, gliel'ho dato, e stavo cercando una compagnia lì, non so cosa ha fatto perché non la sento più da alcuni mesi,
Però se volete ricontattatela, se avete delle, perché va bene, diciamo, si può inscenare, si può fare, Daniele, si può fare, sì, sì, si può fare anche a forma di didattica, no? Cioè una compagnia, sì, sì, di teatro, sì, didattico, che c'ha, che fa insomma il corso per i suoi allievi, si può fare questo senza spese zero, questo voglio dire, no? Dopodiché si può presentare dentro il museo, no? Sì, ma le compagnie che abbiamo qua hanno la, poi la, voglio dire, non so, la preparazione per poterlo fare, visto che voi siete lontani. Sì, sì, ma certo. Sì, chi ma li prepara? Ma è lì un regista, un qualsiasi regista, anche, perché il testo c'è, basta imparare i dialoghi. Ah, vabbè, sì. È semplice. No, io dicevo un'impostazione generale agli attori, perché le compagnie ce ne sono tante. Però filodrammatiche, però non hanno un'impostazione su questi argomenti, diciamo. Un regista si studia il testo. Vabbè, un regista lo elabora in secondo. Ci sta Alfredo, no? Ecco, noi sì, infatti si potrebbe proporre ad Alfredo, per esempio, sì, Alfredo. Ma per esempio l'hanno fatto una compagnia di drammatici che addirittura faceva teatro in vernacolo materano. Sì. Sì. Bravissimi a farlo, hanno imparato i propri termini, eccetera. Ma è come con tutte le cose, non so, uno impara il testo, memorizza, e dopodiché è solo la bravura di ogni attore, no, per farlo meglio. Ma queste cose sono legate agli oggetti che sono conservati nei musei, no? Quindi sì. Alcuni di questi oggetti possono diventare alla fine un racconto, e quindi la gente impara vedendo attraverso il racconto. Didattica, non è spettacolo solo ludico, diciamo, va bene? Sì, questo. Sì. Allora noi possiamo provare a parlare con lei, se tu ci autorizzi. Ve lo mando pure a voi, non è un sì problema. Sì, se tu ci autorizzi glielo chiediamo, perché anche se non ci possiamo incontrare, però ci possiamo parlare attraverso i messaggi con lei. Volevo chiedere a Carmelo se ci sono novità dalle parti sue della Sicilia. Com'è se ci sono, se ci sono amici tu hai in collegamento del tuo gruppo. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto non volevo interrompervi prima. Qui no, da queste parti aumentano i casi, perché chiaramente sono tutti quelli che si erano spostati nei giorni precedenti, per cui a Catania in particolare ce ne sono un po' più che nel resto della Sicilia, qualche comune è stato totalmente isolato, però insomma, cioè, la situazione è più o meno simile un po' dappertutto, quindi purtroppo notizie buone non ce n'è, cioè aumentano ancora oggi, quindi... Io volevo chiedere una cosa a Carmelo. Salve Carmelo. Sì, ciao. Piacere. Piacere mio. Noi avevamo invitato, cioè io personalmente avevo invitato a Nectaria Caranzì qui a Matera, e ha fatto un spettacolo per noi, spaccato, è stata una cosa... Un altro quello non siamo riusciti a vedere. Spettacolare. E so che tu hai collaborato, no, con Nectaria. Sì, abbiamo fatto qualche spettacolo insieme lì in Grecia. Che tipo di spettacolo? Delle cose, di solito metà spettacolo era suo, di canti bizantini e cose del genere, oppure altri, l'altra metà di solito insomma è musica tradizionale sempre della Tracia, il repertorio un po' di Chronis Aizonidis, casistica tragudia, quel tipo di repertorio, quello suo insomma. Beh, sarebbe interessante se magari quando noi riprendiamo le nostre attività universitarie, se la invito di nuovo, magari invitiamo anche te, così possiamo organizzare qualcosa del genere anche nell'ambito della nostra aula magna dell'università, perché la nostra ormai aula magna, da quando siamo trasferiti alla nuova sede, è diventata una specie di, anche che ne so, anche l'orchestra della Magna Grecia, anche qui abbiamo a Matera un osservatorio molto molto potente, ha fatto tantissimi concerti a noi, insomma, è diventato, e questo è molto bello, no, per la città, un polo di aggregatore, no, anche di tanta gente. Quindi magari, quindi io volevo contattarti, ma questa è l'occasione anche, infatti avevo chiesto, ancora una volta i tuoi contatti, poi
sepolto dalla valanga del lavoro e ma adesso che ti conosco, quindi magari se possiamo anche nel immediato futuro, appena tutto questo diventa un brutto ricordo, magari qualcosa del genere, anche perché io mi occupo anche di musica, appunto, lo volevo anche segnalare, e quindi insomma magari possiamo fare qualcosa anche insieme, insomma. Sì, certo, con piacere. Peraltro Nectaria, vabbè, oltre ad essere una persona eccezionale, a parte un ottimo musicista, l'avevo proprio proposta per degli eventi che si sarebbero dovuti tenere qui in Sicilia, nel parco archeologico di Naxos, nei prossimi mesi, però purtroppo è saltato tutto. Quindi ormai come tutte le altre cose. Quindi sì, l'avevo contattata proprio 3 settimane fa, per chiederle proprio la sua disponibilità, però nel frattempo è saltato tutto. E magari allora sulla scia di questo, ovviamente quando si potrà riorganizzare eccetera, magari potete anche sul nostro invito, ovviamente nell'ambito delle nostre manifestazioni che facciamo spesso di ordine culturale, magari se potete anche venire qui da noi e fare una cosa, o nell'ambito dello stesso, tra l'altro scusami, hai detto il parco archeologico di Naxos, chi è l'archeologo responsabile? Allora l'archeologo è una dottoressa, io ci avevo parlato ma non mi ricordo più il nome, perché diciamo si occupa di questa cosa un mio amico, che è proprio lui che organizza eventi, rassegne. Lo posso chiedere a questo mio amico se le interessa saperlo. Sì, perché sì, credo che la conosco. Vabbè, d'accordo. Okay, d'accordo. Allora, io mi prometto di farmi vivo quando possiamo organizzare una cosa del genere. Va bene, con piacere, magari. E non resteremo a casa, verremo anche noi da qui. Bisogna vedere come, perché vedrai Daniele che ci inventeremo qualcosa. Perché Giancarlo è ancora senza patente. Organizziamo con un pullman, Daniela. Dobbiamo organizzare un pullman. Allora, è tornata Franca. Ma come stiamo, andremo anche a piedi, guarda, perché dopo mesi di cattività penso che andremo a piedi. In modo lo troviamo. Allora, Franca, anche ieri stavo lavorando su YouTube, anche ieri mi ha fatto questo, mi ha creato questo problema, non lo so se è importante qui della zona, dalla rete, dice che i siti non sono raggiungibili, e anche adesso mi dice. Sì, ci sono momenti di buio. Stavamo dicendo, Franca, che... Stavo chiedendo a Dimitri, siccome a proposito del fatto che anche sia noi come Dopolavoro Filellenico che l'ICC, ho letto, è sempre noi, perché poi anche noi siamo soci, io e altri siamo soci, dell'ICC, della Dante, eccetera. E stavamo pensando di andare a visitare la mostra, però ho chiesto a Dimitris, ha detto che non verrà prorogata quella delle tavole palatine, perché è mancato un finanziamento, quindi a quello dobbiamo rinunciare purtroppo, nel momento in cui tu non eri in rete. Però no, poi hanno parlato, lui, vabbè, a parte che Giancarlo sta registrando, lui ha parlato di uno spettacolo teatrale che ci manderà, di cui ha già parlato con la direttrice del museo, ma poi ha proposto anche a Carmelo una collaborazione musicale per quanto riguarda l'Università di Matera, perché già nel passato si è esibita Nectaria Karanje, che è una grandissima, un'interprete meravigliosa, con cui Carmelo ha suonato parecchie volte in Grecia. Però e Dimitris proponeva a Carmelo questa collaborazione per il futuro. La nostra speranza è di riuscire ad avere il modo di andare, pure noi da Taranto, sembra vicino, però abbiamo sempre difficoltà. Dopo aver fatto da paraninfi a questo collegamento.
Vabbè, noi abbiamo sempre Matera, è vicina, però o succede che ci sta la neve, o succede che ci sta la pioggia, o d'estate, questo, beh, noi quest'estate siamo bloccati per altri motivi. Meno male che siamo riusciti ad andare all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di specializzazione l'anno scorso, almeno una siamo riusciti a seguirla, è stata veramente bellissima. La presidente appunto c'era Nectaria Caranzi. È la presidente, sì, non siamo riusciti a venire. Il tema della presidente, ogni volta noi inauguriamo con un tema di archeologia, il tema era le chiese rupestre antiche. Sì. E per cui allora Nectaria era perfetta, insomma, in questo contesto, no? Quindi dopo quando abbiamo fatto la tavola rotonda con alcuni temi riguardanti l'iconografia bizantina, gli affreschi bizantini delle chiese rupestri di Matera e di Torni, e non solo di Matera, anche della Grecia che ho parlato. Dopodiché abbiamo chiuso con gli incanti di Nectaria ed è stata una cosa fantastica, bellissima. Insomma. Peccato che non ci fosse il maestro siciliano. Anche noi. capiterà presto. Adesso ormai ci sono delle basi solide, visto che vi siete parlati anche vedendovi, non solo attraverso. Senti, Daniela, possiamo chiedere a Carmelo il sito suo, in modo da collegarci anche. Il mio sito è semplice, carmelosiciliano.it oppure sentirelagrecia.it fa parte sempre del mio sito, ma va direttamente dove c'è anche la pagina con tutti gli ascolti che si possono fare di musica greca divisa per regioni. E sì, che nel libro ci sono anche praticamente, cioè il rimando ad alcune musiche che poi si trovano su internet. Sì, sì, sono tutti gli ascolti, cioè tutte le canzoni e i brani di cui parlo nel libro hanno i rimandi poi sul sito, sono più di 400 e si possono ascoltare lì. Sì, sì. Io volevo dire una cosa, io tra poco devo chiudere il collegamento perché ho da fare. Devo vestirmi e andare in un'altra stanza. No, devi andare a portare a spasso il cane. Quando può di aria. Però vi voglio lasciare con una cosa che vi devo dire. Tra l'altro ieri avrete visto tutti quanti il Papa, no? Che era da solo. Quindi allora quello che ci rimane ovviamente... Io sono religioso, ovviamente sono ortodosso, ma insomma credo, insomma immagino che anche voi, chi crede, chi non ci crede, in questi tempi ovviamente uno si ancora, possiamo dire, no, alle divinità, no, alla divinità che crede. Sì. Voglio dire che era il 626 dopo Cristo a Costantinopoli, quando i cittadini, i polites, si sono praticamente rivolti alla Theotokos, la Madonna, per perché avevano appena affrontato un enorme pericolo, che erano gli avari, è una tribù oscura, devo dire, che non conosciamo molto. Nordica, no? Nordica, gli avari. Allora, alcuni studiosi credono che fosse di origine slava, altri erano la mix di slavi e bulgari insieme, altri addirittura che erano i proto-ungheresi, i proto-magliari. Tanto però anche perché poi loro si sono rimasti nella Pannonia, l'attuale Ungheria, si sono mischiati con i nuovi che sono arrivati. Giulio, vieni un attimo. Popolazioni insomma, di questo. Quando allora l'allora imperatore Eraclito era andato a combattere i persiani, allora loro hanno attaccato Costantinopoli, è stata il primo pericolo che ha corso, che alla fine in maniera ciao Dimitri, ciao a tutti, ciao. Una grande ovviamente preghiera alla Theotokos. Allora io vi lascio con questa qui, che ve la leggo se mi lasciate. Sì, come no.
ve la traduco anche, ho provato a buttare giù una traduzione, che perché ovviamente in greco del VI secolo d.C., dice così: Υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Ατέ Θεοτόκο, στρατέγα διφενσόρε, con riconoscenza la città ti dedica la vittoria e ti ringrazia perché grazie a te è stata liberata dalle sciagure. E poi continua, allos echusa to kratos aprosmachiton ec quantion me kindinon eleperoson in acraso si chiede infi aninfeste. Cioè, ma tu, Theotokos, che possiedi la forza di essere invincibile, liberami da tutti i mali, liberami da tutti i pericoli, per esclamare, chere ninfe aninfe. Può tradurre, a meno che possiamo dire, salve sposa non maritata. E io non so se volete sentire, ho anche la registrazione da Monte Athos, Carmelo, che c'è una registrazione fatta dai monaci di Monte Athos che ovviamente possono visitare. Non so se si possa sentire, provo a farvi sentire. La sentite? Sì. Mia moglie canta, Elena canta, io abitando vicino a questa chiesa, io la Cerna, del resto questo si canta adesso in questo periodo perché è l'inizio della Quaresima, quindi lo volevo insomma anche perché è una specie di preghiera, no? E con tutto questo, quando tutto sarà finito, è veramente è lì che dobbiamo ringraziare, se ovviamente come il resto, ieri il Papa, no, ha fatto una cosa molto insomma molto profonda, insomma, quando ha fatto questa con dietro insomma il crocifisso, crocifisso, no, anche quello della di un'altra che ha tirato fuori esatto, così. Va bene, allora, tra l'altro Carmelo, questo inno, no? È tra l'altro anche su Don Maggiore, l'ho trovato provato, ed è lì che, da lì che il nostro rebellito, sai, ha molte radici, no? Su questa musica, ovviamente non tanto il ramo ecclesiastico, il ramo laico, insomma, però... Sì. È molto, molto interessante anche poi chi studia anche poi queste derivazioni, va bene? Allora sì, prima che Dimitri vada via e che poi un po' alla volta ci disperdiamo tutti quanti, intanto ti ringrazio come ringrazio tutti quanti per essere stati insieme questa serata e abbiamo passato ancora un altro sabato piacevole insieme, ma prima di andare via, se puoi stare ancora due minuti, volevo dare un annuncio che riguarda la nostra associazione. Da un po' di tempo il consiglio direttivo dell'associazione si era riunito per deliberare, e lo ha fatto,
l'ingresso di un nuovo socio onorario, la cooptazione di un nuovo socio onorario. E, come ormai non accadeva da molto tempo, tra l'altro gli ultimi soci onorari che sono stati cooptati sono stati proprio i tre che abbiamo stasera, Maurizio, Dimitri e Carmelo. E, l'occasione è propizia per dare il benvenuto, è una sorpresa, non lo sa nessuno se non il consiglio direttivo, alla nuova socia onoraria che viene cooptata stasera, cioè Eleni. Eleni, ciao. Ciao, da questa sera sei socia del dopolavoro filellenico. Onoraria. Ci onori. Che ha detto, non ho capito. Percentuale. Da questa sera ci onori, come ci onorano Maurizio, Dimitri, Carmelo e anche Angelo Saracini, Niki Kutraku, Sofia Patura e Nora Condura, e come l'altro che abbiamo perso, Spiros Metaxas, se fai parte da questa sera, fai parte ufficialmente della nostra associazione. La nostra Elena di Costantinopoli. Benvenuta! Benvenuta! Benvenuta. Posso? L'inno sì. Che ha cantato poco fa, io abitavo in Costantinopoli vicino a quella chiesa, Santa Maria Vlacherna. Ma infatti io mi ricordo l'immagine che c'è a casa tua, quella bellissima, una delle poche cose che si è salvata da Costantinopoli. Mando la fotografia, una chiesa piccola però molto famosa per i greci. No, io dico quella tua, il quadretto che c'hai tu a casa, quello bellissimo. Quale? La sua foto? No, quell'immagine che c'hai a casa. Santa Maria della Terna. E poi mi ricordo che perché c'era un signore che ha cantato per me, il Permaco abbiamo e cantato insieme. Candela Naftis, non lo so come si dice in italiano. Come? O Candela Naftis, quello che lavora in chiesa, pulisce. Quello che attende il chiesa. Abbiamo fatto Candela Naftis. Sacristano. Candeliere, non lo so. Candela Naftis, quello che va pulisce, accende le candele. Che accende le candele, sì. Sì, che bello. È stato molto bello veramente, c'era un gruppo di rumeni pure, era piena la chiesa. Bello, bello. E senti Elena, ma che significato in Italia ha Santa Maria Vlacherna? Perché io ho visto una piccola Maria chiesa. Vlacherna, e qua quello che ha contato Dimitris la storia, la prima volta hanno cantato quello inno con la preghiera in questa chiesa. Sì, per Marcus. Maria Vlacherna. Quello che ho è perché praticamente le hanno cantato in piedi, infatti si chiama Acatitos. Acatitos, sì. Acatitos, anche italianizzato. Significa appunto l'inno che è stato cantato in piedi, no? Tutti in piedi, in onore della Theotokos, della Panagia, della Madonna. Ah, adesso si vede meglio. Bello, grazie. Bellissimo. Prego. Va bene, quindi l'annuncio era questo, quindi da questa sera abbiamo una nuova socia in più. Qualcosa. Beh, l'abbiamo sempre considerata un po', una di noi. Grazie di nuovo. Grazie a voi. Bene, io vi lascio, arrivederci, alla prossima. Arrivederci. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao, saluti a Francesca. Ciao. Ciao. A tutti, ciao. Ciao, ciao. Beh, allora, io devo portare il cane fuori. Che ha detto? Deve portare il cane fuori. Non è una scusa, è vero. Vado a buttare la mondizia. Quella anche. E vado un'altra volta.
Cioè, si chiama spazzatura a rate questa, allora. No, no, qua facciamo i tacchi invece, un giorno sì, un giorno no. Spazzatura a rate. Un'isola differenziata pure, caspita, c'è tanto quello. Le isole sono chiuse da diversi giorni, le isole ecologiche. Maurizio, adesso ti vediamo meglio. C'era stato un problema tecnico che non ho ben capito, ho riattivato il sistema. Ma ti vediamo tutto intero, perché prima la faccia era un po' tagliata. Hai cambiato postazione, però. Ah, è vero, sono una sedia vera, diciamo. Non sulla poltrona alimentare. Volevo chiedere a Christian... a proposito del fatto delle lezioni in piattaforma, no? Ho sentito dire che i ragazzi hanno grande nostalgia dalla scuola. I tuoi compagni di classe che dicono? In gran parte credo sia vero questa cosa. Effettivamente anch'io in prima persona posso dire di sentire la mancanza della scuola, ma anche perché, diciamo, lo studio che facciamo in questo momento, sebbene comunque abbiamo la possibilità di studiare, questo c'è da dire, non è comunque, credo, comparabile con quello che faremo nelle classi in modo, diciamo, ordinario, anche perché non vedere i professori fisicamente, no, davvero è uno stimolo che, in senso buono, che appunto non abbiamo. Effettivamente credo invalidi comunque il lavoro che facciamo a casa e che siamo con ciò che dobbiamo fare. Ma infatti quello che pensavo io quando si parlava prima, qualche minuto fa, dei risvolti psicologici dello stare in casa, dello stare chiusi, no? Addirittura di rischio di depressione per qualcuno, rischio addirittura nei casi più gravi di minaccia di suicidio. Soprattutto nelle coppie, marito e moglie, che devono stare sempre più a contatto diretto, infatti nel caso nostro non si pone, perché io sto completamente esiliata, no? Come ho detto già a qualcuno, fra Giancarlo con le lezioni sue, Giulio con le lezioni universitarie, io mi devo completamente zittire, fermare, non posso fare rumore, devo stare zitta e ferma, quindi non sono una presenza che non si nota in casa. Perché... Daniela, tu eri la peregrinatrice delle conferenze stampa, delle mostre, cioè ovunque presente. Adesso o mi devo chiudere in bagno, no, non posso neanche andare a uscire sul balcone perché piove. Continua a piovere. Devo stare zitta e ferma. Se devo parlare al telefono, chiusa nel bagno oppure sussurrando. Perché... E allora per esempio, in questi giorni, o in camera da letto, ma non mi piace. In questi giorni che sto vedendo. Perché sono molto allegre, molto divertenti e quindi tirano su l'umore, sto vedendo alcune commedie di un attore regista, Tsivilikas, che si è dedicato molto alle commedie inglesi anche, e quelle sono molto molto divertenti, però sono anche molto rumorose, che lui stesso traduceva, è morto nel 2012. Queste sono molto rumorose, quando c'è lezione da una parte e dall'altra non riesco a vedere. Perché era proprio... Sì, no, non mi piace stare con gli auricolari, quindi devo, insomma, dedicarmi necessariamente alla lettura, perché non posso fare neanche rumore in casa, perché Giulio ne sente da una parte, Giancarlo ne sente dall'altra. Quindi le commedie con Tsivilikas sono destinate a altro orario. Daniela, ti ho detto che puoi scendere giù e vieni qua a parlare. Lo so, però il fatto che se dobbiamo stare a 2 metri fra noi, mi sembra una cosa così innaturale. Cioè, una persona con cui ho tanta familiarità come te, con cui sto sempre insieme, l'idea che dobbiamo stare in casa e stare a 2 metri mi fa veramente impressione. Mi sembra proprio brutto. No, tu stare proprio in un'altra stanza, ti do una stanza, io me ne vado. Vabbè, ancora più triste. È ancora più triste questo. Noi siamo abituati ogni giorno col fatto che siamo nello stesso palazzo, che ci scambiamo tutto, no?
E quindi adesso veramente col fatto che ci vediamo, quelle volte che ci incontriamo con la mascherina, con i due metri, se qualche volta... Ah, per... è surreale. Alla porta, davanti alla porta. Quello che mi spaventa, mi terrorizza quando vedo questa gente che è sempre uscita da uno scenario di automi, non lo so. A me spaventa per dare neanche un abbraccio. Questo è... quindi volevo dire che questi risvolti psicologici si vedono, si notano molto anche al mattino quando facciamo lezione con i ragazzi, no? Che hanno paradossalmente hanno voglia di sentirti, cioè tu dici ragazzi ci vediamo fra una mezz'oretta e no, dici no facciamo prima, continuiamo, andiamo avanti quando finisce l'ora, proprio perché c'è questo bisogno. Mentre a scuola cantonerebbero volentieri, no? No, a scuola ti caccerebbero pure prima di entrare, comincerebbero a fare di tutto per non farti fare lezione. Invece adesso ti chiedono anche consiglio, perché implorano. Sì, parlare con una persona che non sia il padre, la madre, che non siano i familiari, no, di casa, è un modo per uscire, per distrarsi. Ti chiedono pure di fare gli esercizi in più. Qualcuno nei giorni scorsi si è lamentato di che alcune classi che lavorano troppo. Non so se la classe di Christian faceva parte di questo gruppo, ma non credo, perché alcuni dei docenti so che lavorano con giudizio, insomma, con misura, con il giusto metro. Però la cosa strana, paradossalmente, che già dai primi giorni molti alunni hanno detto ma speriamo di tornare subito a scuola perché qua veramente non ce la faccio più. E chi ce lo doveva dire che dovevamo sperare di rientrare a scuola? Sono gli effetti positivi. Gli effetti positivi, davvero. Come Alessandra? Oramai è quasi accademia che fino al 18 saremo in questa situazione. Però ci sarebbe stata la settimana santa con le vacanze di Pasqua, quindi non viene neanche accettato questo fatto, perché che razza di vacanze saranno? Ma saranno vacanze come tutti gli altri giorni, solo che non ti colleghi neanche con i docenti, quindi non hai neanche noi docenti con gli alunni, quindi non hai neanche quelle orette così, no, per scambiare un po', e anche per i ragazzi ovviamente con i compagni, con gli amici, poi magari si collegano anche per i fatti loro, però il momento istituzionale della lezione, dell'ora di lezione, durante le vacanze addirittura non ci sarà neanche più, e quindi forse sarà pure peggio, perché chiusi in casa... Con questo sentiremo più messe. Ah, sicuro. Ma guarda, quando prima Maurizio ha fatto riferimento all'atmosfera della Pasqua ellenica, come qui, ho pensato alle tue foto dei cocorezzi. Quest'anno niente cocorezzi a Monastirate. A me mi arrivavano foto dal monastiraggio con i cocorezzi arrostiti, no? Quindi, dentro casa. E Daniela, Giancarlo, magari scambiamo qualche ricetta, anzi ce la mandi tu qualche ricetta greca, almeno possiamo fare con lo spirito. In uno dei prossimi incontri possiamo parlare un po', chiacchierare un po' delle nostre ricette. Anche lei ci può dare qualche ricetta. Io ho la cucina mia, la parte tedesca, turca, greca, alla lei. Io visto tutto. Allora veniamo a mangiare a casa tua non appena finisce l'esilio nelle nostre abitazioni. Un po' di spezie, un tocco di zenzero, un cocoretto, un Wurster con i crauti, e ci metti tutti insieme, anche un po' di brindisino. Allora, a San Pietro. magari. Quest'estate alla sua villa di San Pietro. È vero. Questo è il mio grande problema. Facciamo i souvlaki. Preferisco souvlaki che cocorecci. Infatti il cocorecci comunque in Italia come marretto l'ho sempre mangiato, anche se da parecchio che non lo gusto. Perché abbiamo delle macellerie in provincia di Taranto, a Crispiano, almeno da dove ci siamo sempre serviti noi, e mia nonna materna, che è di Taranto, era di Taranto, ha avuto sempre questa cultura delle tradizioni anche culinarie, quindi
lo ordinava per la Pasqua, molto simile, anche se in dimensioni più ridotte. So che comunque sì, il souvlaki in Grecia lo mangio molto più facilmente. Ma pure a casa si può fare, non vuole niente carne, io metto la limone, origano. E dà un sapore veramente buono. Dai, quest'estate a San Pietro, speriamo. Vabbè, a San Pietro poi, va. Daniela. Sì. Allora, preparatevi delle ricette per la prossima settimana. Vabbè, allora, la prossima volta compiti a casa, preparate, ognuno prepari una ricetta che poi la racconta agli altri. Io volevo chiedere a Maurizio, se lo può dire, che cosa, che lavoro stai facendo in questo periodo, proprio in questi giorni? Oh, scusa Daniela, ma ho perso il tuo... volevo sapere. Ah, ecco, proprio se n'è andato. Ci sei? No, c'è. Ti sento. Ah, volevo sapere in questi giorni, se lo puoi dire, precisamente che cosa stai traducendo, che cosa stai facendo, a che cosa ti stai dedicando? A nulla di letterario, devo dire. Sto facendo una traduzione di tipo, diciamo, tecnico, non so come dire, per conto dell'ambasciata di Atene, greca, l'italiana di Atene. Sì. Non sto lavorando in questo momento perché tutto è per aria, e quindi non so che cosa succederà per quanto riguarda le cose editoriali. Sono tante cose. Invece posso dire io una cosa a te. Come ho detto l'altra sera, la volta precedente a Carmelo, degli entusiasmi da parte di coloro che hanno letto il suo libro, ti volevo dire, una nostra socia ha letto il libro invece sulla storia della lingua, il tuo, però anche lei è molto 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 entusiasta, però non l'ha scritto nel gruppo, perché non voleva esprimersi in pubblico, però anche, insomma, te lo posso comunicare io che della sua contentezza di averlo avuto, ecco. Insomma, però mi dispiace, lei non l'ha voluto dire in pubblico, però era entusiasta e timida. Timida. Ma stai ideando già qualcosa per il tuo prossimo elaborato, Maurizio, o ancora nulla? Ma questa cosa è piombata un po' nel momento in cui si stavano dicendo con i vari interlocutori quello che sarebbe stato il programma, diciamo, della fine dell'anno in corso, il 2020, la seconda parte del 2020 e poi del 2021. Ci dovrebbero uscire anche delle cose, perché io ho consegnato un mese e mezzo fa a EO la traduzione italiana dell'ultimo romanzo di Ioanna Caristiani. Però non ho idea a questo punto se quando uscirà. No, spero che uscirà, ma il quando doveva uscire entro la fine di quest'anno, entro il 2020, entro l'estate del 2020 probabilmente, ma sì, è chiaro che ormai a questo punto non si farà. Quindi andrà, nella migliore delle ipotesi, autunno, ma temo che a questo punto si vada per il 2021. Quindi, insomma, il 2020 ci arrabatteremo, non so come. Troveremo le fonti. Troveremo le cose da fare per il 2021, perché l'altro 2021 è anche la grande, insomma, il grande anno per noi che ci occupiamo di Grecia, anche della rivoluzione. Quindi, insomma, speriamo che ci trovi questo anniversario in condizioni migliori. Speriamo, sì, certo. Perché altrimenti non esiste. Vediamo. E qual è il titolo? Il titolo in italiano qual è della Caristiani? E l'autore anche, chi è? Non capiamo. Ioanna Caristiani. Ah, il libro. E qual è il titolo che hai dato in italiano? Il titolo non è stato ancora deciso. In greco, il titolo originale greco è Hylias Anastases, mille respiri o mille sospiri. Ma di norma il titolo, che è una scelta redazionale sempre, mai del traduttore, quasi mai, verrà cambiato molto probabilmente. Quindi non ho idea verso quale direzione. Sì. Ancora indefinito. Alla lettera è bello. Ancora indefinito, sì, infatti. Allora,
Allora, io vi racconto, prima di conoscere Maurizio, ho letto due libri della Caristiani e quando, insomma, leggendo questi due libri, la prima cosa che ho pensato è questo Maurizio De Rosa è un uomo coraggioso. Ti ricordi, Maurizio, che te l'ho raccontato quando ci siamo conosciuti personalmente? Perché era una prosa affascinante, meravigliosa, però difficilissima. E Maurizio mi rispose, ecco, speriamo che non l'attribuiscano, che non l'attribuiscono al traduttore, questo fatto. Quindi prima di conoscerlo l'ho soprannominato Maurizio De Rosa l'ardimentoso, perché era veramente, mi sono proprio spaventata, no, a pensare che lavoro può aver fatto. Poi quest'ultimo, poi magari nel tempo però è cambiata un po', no? Un pochino sì, però quest'ultimo romanzo è tornata un po' la vecchia Caristiani. È tornata la vecchia Caristiani. No, Petroso. O forse sono arrugginito io, perché in realtà erano 8 anni. Cioè, c'è stato un grande intervallo, perché comunque in ogni caso con la Caristiani, Daniela, tu lo sai sicuramente che segui il mio lavoro, insomma ho tradotto 6 libri della Caristiani in 20 anni, però ci sono stati periodi più ravvicinati. Adesso erano 8 anni che non prendevo in mano un libro della Caristiani, quindi così mi è parsa tornata la Caristiani dei tempi proprio degli esordi, non so come dire. Di quando facciamo quel discorso, insomma. Che esca e che possa essere quindi anche sottoposto al giudizio dei lettori italiani, vabbè, lo dobbiamo prendere nella nostra biblioteca, così lo possono leggere i soci anche questo, sì. Ancora innominato, dal titolo ancora sconosciuto. Sì, ma quando esce lo verrà a sapere. Invece io ho visto, a proposito della Caristiani, un bel po' di tempo fa, ho visto il film di cui è stato regista il marito, Tote Lefteo Simioma. Lei è anche sceneggiatrice, devo dire che mi è piaciuto molto. Non so se Maurizio o Carmelo l'hanno visto. Maurizio sicuramente l'avrà visto. Non so se l'ha visto. Io l'ho visto come al solito su YouTube. Mi è piaciuto proprio tanto, tanto, tanto. Tra l'altro, per i nostri soci, il protagonista di questo film, Tote Lefteo Simioma, il cui regista è appunto Vulgaris, il marito della Caristiani, è colui che nel film che noi abbiamo visto interpretava Zizzanis, è lo stesso attore. Insomma, sono stata veramente commossa da questo film, veramente l'ho trovato bellissimo. Bellissimo, parla della fucilazione di 200 persone durante la Seconda Guerra Mondiale nella zona di Atene, insomma, a Chiesa Reni, in rappresaglia per 4 morti tedeschi in Laconia. C'era stato un attentato a 4 morti tedeschi proprio nel paese, mi sembra proprio a Molai, se mi ricordo bene, il paese in cui è nato Kallifatidis, che è un altro di cui noi abbiamo 3 libri nella nostra biblioteca, che appunto viene dalla provincia di Sparta, e proprio lì ci fu un attentato. In seguito a questo attentato, i 4 tedeschi vennero fucilati, 200 persone durante la Seconda Guerra Mondiale. E parla di uno in particolare, che è stato interpretato dall'attore che ha interpretato Zizanis nel film che voi tutti avete visto, insomma, che faceva da traduttore. Questo un personaggio realmente vissuto, era un cretese, faceva da traduttore coi tedeschi, era prigioniero perché stava già, insomma, nelle carceri di Atene fra i prigionieri politici, e poi viene fucilato con quei 200. Un film veramente bellissimo. E comunque su YouTube c'è. Per chi volesse vederlo, ci sono i sottotitoli in No, italiano. Franca, solo in greco. Io non ho idea, sinceramente, se YouTube abbia dei programmi di traduzione, ma non credo. Come? Non ho idea se YouTube abbia dei programmi di traduzione, ma non credo. Esiste solo in greco. No, YouTube permette di mettere i sottotitoli, ma non tradurre. Dobbiamo vedere se Giancarlo si mette come ha fatto con il film su Zizzani. No, mai. Il nostro doppiatore privato. Privato proprio. Ah, a proposito,
A proposito di questo fatto, Franca, una sera parlando fra di noi, stavamo in macchina tornando da una conferenza con nella macchina di Marisa. Franca ha avuto un'idea, ha detto: ma Giancarlo, perché, visto che ha tradotto sto film, perché non chiede, non so come dire, il brevetto, no? Come si dice? Il brevetto da interprete. No, insomma, di ufficializzarla sta traduzione. Così Franca l'ha lanciata, però non sappiamo proprio come fare, nel senso che non ho proprio idea a chi si possa chiedere, cioè noi il regista non lo conosciamo, Manusakis non lo conosciamo, Maurizio magari conosce l'autore del libro perché l'ha tradotto lui, il libro, però non abbiamo proprio idea di come si faccia a chiedere la possibilità di avere una ufficializzazione di sta traduzione che noi abbiamo, perché in Italia non ce n'ha nessun altro. Tu hai idea, Maurizio, di come si possa fare? Ufficializzazione, che cosa si intende? Perché adesso non so come dire. Non è, noi abbiamo questa traduzione, però non la possiamo far vedere in pubblico. I sottotitoli. La traduzione del film di Suzy Zanis, di Useri Zanis, che noi abbiamo, però così, insomma, non sappiamo che farci, insomma, spiegalo tu, perché non bisognerebbe, secondo me, diffondere l'edizione, vedere come diffondere l'edizione del film con i sottotitoli. Ma io presumo che questo parte, e Maurizio lo saprà meglio di tutti noi, parte dall'editore se il libro, dal produttore se il film, no? È il produttore che dà il lavoro al traduttore e gli chiede di tradurre. Non può essere che il traduttore dice: io c'ho la traduzione, la vuoi, te la cedo. È un lavoro opposto. Del resto, si trova un distributore italiano del film. No, ma noi non vogliamo. È sempre la produzione. Noi non vogliamo, non vogliamo la distribuzione, cioè non è una questione. Noi vogliamo soltanto che sia ufficiale, che insomma, che a Giancarlo non lo possano rubare questo lavoro fatto. Non vogliamo fare una distribuzione a scopo, cioè lui non lo vuole fare a scopo di lavoro, insomma. Solo che sia. Non esiste, penso che la cosa migliore sia depositare non la CIA, perché sennò entrate in un ginepraio che non se ne esce, presso un notaio. Ah, quindi indipendentemente da chi il film l'ha fatto, non in accordo con sì, a meno che non entrate in contatto col regista, con il produttore, che però non so per qualche motivo, ma non credo che lo farebbe, non so adesso se può fare una cosa del genere. Del resto ecco che decide di, ma non lo so, è comunque un film che non ha circolazione in Italia, che a parte qualche sperduto come noi non interesserebbe, quindi commercialmente non è un prodotto vendibile, questo non è vabbè, è bello, è come tradurre un romanzo così per gli amici e poi ma a noi non interessa la diffusione commerciale in Italia, interessa solo che Giancarlo non perda la, come posso dire, copyright. Allora come stava dicendo l'amico lì, cioè bisogna depositare questa traduzione. Mi posso permettere, scusa, in realtà immagino che sia sul supporto elettronico questa traduzione, quindi ha già una sorta di copyright automatico, perché se qualcuno dovesse sfruttare questa traduzione in maniera fraudolenta, fa fede in mezzo elettronico su cui è stata scritta. Immagino, perché se il file è stato creato con questo ma a parte questo. È già la mia traduzione, diciamo la copia che io ho creato con la traduzione è già di per sé un qualcosa di illegale, perché non è riconosciuto da chi l'ha prodotta, nel senso che io per metterci non è illegale, perché tu non è che ci fai commercio con questo appunto non posso farlo vedere se non in casa o comunque in ambienti privati, no? Quindi non posso mostrarlo in pubblico. E salotto Terzulli, se lo mostrassi in pubblico allora sì, sarebbe illegale, insomma io ritengo che non sia una cosa fattibile, soprattutto sì, perché noi vogliamo da questo punto di vista
Noi per le scuole soprattutto lo vorremmo fare. Di Carmelo, di tu. Sì, no, scusate, da questo punto di vista, siccome è una cosa di cui mi ero occupato per altre questioni, cioè il deposito dell'opera, soprattutto se è elettronica ed è una cosa così semplice, semplicemente per averne la paternità, si può fare con una decina di euro, se non ricordo male, una ventina di euro, con la marca temporale, per cui viene depositata qualunque cosa sia ed è la prova che è stata scritta o composta, tradotta da chiunque sia. Poi da lì chiaramente all'uso o meno che ne viene fatto, quello poi è un altro discorso, perché chiaramente è una cosa che su cui non ci sono i diritti, perché non potete sfruttarlo. Però per il deposito di quella cosa come traduzione di un'opera o di qualunque altra cosa si può fare ed è una cosa pressoché immediata. Quindi da quel punto di vista, se vi interessa, vi posso dare il riferimento del sito. Io ho fatto così col libro, quando ancora era una bozza, però lo devo fare circolare, l'avevo comunque depositato in modo che comunque sapevo che fosse arrivato ovunque, però non, cioè, sarei stato comunque sempre io il proprietario. E si può fare chiaramente con qualunque altra cosa. Ah, anche se il regista non lo sa, insomma, che esiste questa traduzione. Ma voi depositate la traduzione di un'opera che tenete nel vostro cassetto e basta, cioè dimostrate la paternità della vostra traduzione, ma non state né lucrando né la state impiegando per fare qualunque cosa contro gli interessi del proprietario intellettuale dell'opera. Ma è giusto, sì, è giusto per sembra me. Un'idea adeguata. Forse per questo conviene rivolgersi o a un notaio o a un avvocato che insiste proprio questo fatto, no? La traduzione è stata fatta praticamente del testo sceneggiato, no? Viene fatta la traduzione del testo sceneggiato e soprattutto che viene fatta senza scopo di lucro. Cioè io penso che comunque convenga certi codicilli, insomma, andarseli a partire da un avvocato o da un notaio, effettivamente. E ma sta dicendo Carmelo che lui sa come fare, che ci può dare delle indicazioni. Sì. Carmelo? Sì, scusate che c'ho un problema qua col computer, che è uno dei motivi perché sono arrivato così in ritardo. Dicevate, scusate, no, pensate di discuterla con un avvocato, con un... si sta accavallando tutto, non riesco a capire nulla. Allora, chiedo scusa. Fermo restando appunto che suggerirà Carmelo, no? Esattamente cosa fare, i passaggi, eccetera. Però io adesso chiedo a Carmelo, nella pratica che ha fatto lui, erano ben indicate queste clausole? Allora, si fa semplicemente un deposito di paternità di un'opera, nel senso che è una cosa che rimane privata, cioè lo so io che l'ho fatta questa cosa, serve semplicemente a dimostrare che quella cosa, qualunque cosa sia, l'ho fatta io ed è mia. Quindi io posso prendere anche, che ne so, un romanzo di Camilleri in questo momento e tradurlo, che ne so, in cecoslovacco, non lo sa nessuno che l'ho fatto, però deposito la mia traduzione e rimane lì. Se un domani qualcuno mi dovesse rubare in casa e pubblica la traduzione in cecoslovacco che ho fatto io posso semplicemente dimostrare che l'avevo fatta io. Non mi dà nessun diritto, ma è comunque la mia. Questo è buono? Come si chiama il punto? Tanto ti tuteli. Dove? Depositare dove? Questo non ho detto. Carmelo, scusa. Sì, è un sistema, si chiama marca temporale, in pratica si invia un'agenzia che si occupa esplicitamente di questo, il documento e viene apposta praticamente una marca elettronica, è una specie di certificato che dura 20 anni se non ricordo male, che permette anche in tribunale, come fosse una raccomandata, un atto di notaio, qualunque altra cosa, di dimostrare che in quel giorno e quell'ora questo documento esisteva, chi è il proprietario e chi l'ha fatto. Sì. Per avere gli indirizzi per questa marca temporale, ci dicevi che esiste un sito? Sì, allora la mia memoria, vi dicevo anche prima, è una schifezza, non mi ricordo io più niente, però
lo ricerco un attimo, lo ritrovo in un attimo, ve lo mando nel video. Sì, vabbè, ma se cerchi su Google marca temporale sicuramente ti dà poi le indicazioni. Sì, ce n'è diverso, cioè in teoria basterebbe un'altra delle cose è anche mandare a se stessi una posta elettronica certificata. Nel senso che è una cosa che anche quello, sì, vabbè, quello può essere fatto per un libro, per un documento, per un film. Come fai a mandarti il film? No, il film intero no, basterebbe il Word con i sottotitoli, cioè non c'è bisogno depositare, cioè basta, cioè alla fine te il quello testo, che depositi tu sono certo, cioè la traduzione certo, che sì, hai fatto, quindi il testo del sottotitolo, sì. Vabbè, vedremo. Comunque, in ogni caso, tanto non la diffondo, non la divulgo, ce l'ho io, che chi la vuol vedere se la vede insieme a me, anzi ci faccio anche poi la spiegazione da sopra, come ho fatto con gli alunni, con varie visioni che ho fatto a scuola quest'anno per la giornata della memoria, in vari gruppi di classe, è stato anche molto gradito. Però forse con questa operazione potresti utilizzare il film, in questo caso, proiettato anche a extra class, quindi ad extra soci. Ma mai pubblicamente, non puoi farlo pubblicamente. No, vabbè, sempre, però, poi, però con le associazioni. Con le associazioni, sempre in ambito comunque privato. Ma, perché. Tra l'altro poi... No, dicevo sempre come associazione, ma ovviamente tu pensavi sempre al fatto della SIAE quando... Ma al di là della SIAE, per inserire i miei sottotitoli, io ho dovuto, smontare il DVD... E sì, quindi manipolarlo, quindi già ho fatto qualcosa di illegale, chiaro? Sì. Quindi smontando il DVD, togliendo i limiti che ci sono alla registrazione ad altri, già ho fatto io qualcosa di illegale, quindi già io sono perseguibile. Poi ci ho messo i miei sottotitoli, quindi l'ho elaborato ancora di più e quindi me ne vado in galera direttamente. La prossima videochiamata la faremo da lì allora, la prossima videochiamata direttamente dalla galera. No, vabbè, ma io risolvo non facendolo vedere in pubblico. No, non facendolo vedere in pubblico, però se si fa questo che dice Carmelo, si può vedere fra associazioni. Quello che voleva dire Alessandra. Sempre in privato, però lo vede più gente, almeno lo facciamo conoscere. Questo fa... Tanto in pubblico non lo faremmo mai, perché chi ti viene a vedere una cosa, che chi non ti conosce non te lo viene a vedere. Viene a pagare per vedere. Però a modo di conferenza stampa, di cose del dopolavoro finalmente... cavalcare l'onda quando festival, come cinema greco, a meno che non decidiate di fare di organizzare un piccolo festival di cinema greco contemporaneo alla Cineteca di Atene. È bello, quello come caspita, ma quello lo facciamo già, perché alcuni film che sono o quelli già tradotti in italiano, quelli che circolano già dalla produzione, o comunque altri film che ho anch'io tradotto e sottotitolato, li abbiamo anche visti. Anche quello, una specie di fiction. Anche gialli. Una serie di visioni l'abbiamo fatta, quindi insomma una specie di festival, sempre limitato alla visione degli amici e dei soci. Il salotto di Marisa è la nostra postazione privilegiata, li abbiamo visti sempre da lì, con cena successiva, poi cena forum, abbiamo fatto il cena forum. Quella in maniera virtuale non la possiamo fare. La cena virtuale no. Però ad Atene sarebbe bello pure fare i film greci in italiano, no? Come diceva Maurizio. Li fa l'Istituto Italiano di... Sì, ogni tanto li fa. È chiuso, però va bene. Sì, sempre al chiuso. L'Istituto di Cultura Italiana di Atene, però, Maurizio. Sì, li fanno, però quello non c'è. Usarizzi Zannis non esiste in italiano, lo abbiamo solo noi. Per adesso non c'è, è quello sto dicendo. Tra l'altro ho anche proposto nei giorni passati ai soci questa formula, potrebbe anche essere valida, nel senso che posso, invece che vedere noi stessi, invece che vedere me e Daniele, potrei caricare il film e farlo vedere ai soci che non l'hanno visto o che non li hanno visti quando siamo stati insieme.
e ognuno se lo vedrebbe da casa al computer come ci stiamo vedendo adesso, quindi potremmo anche farlo una delle prossime volte. Sì, una bella proposta. Si può fare anche quello, possiamo concordare una serata invece che discutere fra di noi, facciamo la proiezione di uno dei film che qualcuno non ha visto, oppure qualcuno come Franca voleva rivedere o voleva... Per esempio c'è Fedra, che quest'anno è l'anno Melina Mercuri, no? Cioè, noi abbiamo Fedra, per esempio. Forse però ce l'abbiamo visto per Fedra. Di Fedra abbiamo tanti... Per dire, no? Ci sono i film di Melina Mercuri che potremmo vedere. Abbiamo visto uno di quelli che abbiamo visto, per esempio, che è già tradotto in italiano, Mai di Domenica, no? È stato, mi ricordo se è stato l'anno scorso a giugno, forse l'abbiamo visto tra maggio e giugno. Io non credo. Poi abbiamo visto in occasione, Maurizio, della lettura delle tue traduzioni del commissario Becas, no? Abbiamo visto alcune di quelle fiction, quelle fatte con come si chiama l'attore? Hieroklis Michailidis. Con Michailidis, Hieroklis Michailidis. Quello chi stava sta parlando al telefono. No, dicevo, quindi quei delitto, no, com'era quello, Primavera Fatale, no? che com'era in greco? Peking di No Calochieri, poi abbiamo visto qualcun altro, insomma 4-5 di questi film, fra film, fiction. Beh, Delitto Colonnacchi abbiamo Delitto visto. Colonnacchi anche, Primavera Fatale. Primavera Fatale, che anche quelli li ho sottotitolati e sottotitolati. E ce n'ho ancora qualcun altro, quindi qualche altra cosa da vedere. Mi sento il sottofondo di Elena che parla in greco. Sì, sta forse con con Patti. Se mi interrompo qualcuno che sta parlando, non lo so, non riesco a sentire. Volevo tanto avvisare che vorrei andare, non interrompere il collegamento. Con l'occasione, visto che ho iniziato a parlare, per ringraziare il presidente dell'associazione per aver detto questo. Il presidente ringrazia te per esserci stato. E spero di rivederti voi soliti presto. Davvero un abbraccio, grazie ancora. Buona grazie serata. Calispera. Ciao, Cristian. Grazie a te, Cristian. Grazie a te. Alla prossima. Ciao. Ciao. Vabbè, adesso allora bisogna invogliare Giancarlo a tradurre Toteleftios Simioma, dai. Non ha detto bisogna aiutare Giancarlo a farlo, no, bisogna... Io però sono visto già ormai, quindi... Ah, certo. Come è disinteressata lei? Io sono disinteressata, non lo faccio per me, non lo faccio per me perché io l'ho fatto per voi. Daniela, Giancarlo, vi saluto. Spera Pinellata. Vi saluto anch'io, arrivederci. Ciao, grazie. Pietro sta dicendo Calispera Ptinellata, ma non ho capito chi è che ha il telefono. Chi è? Mariana. Ah, ok, c'ha un cellulare, non l'avevo visto. Ma non abbiamo sentito con chi sta parlando. Stavi parlando con tua figlia? No, mia nipote. Ah, ok. In Grecia? Oh, mia figlia ancora non è arrivata. E tua nipote in Grecia? In Grecia? Al supermarket. È lunga la spesa, a New York. Anzi, a New Jersey. Non è che sta portando il cagnolino in giro? Tutto con la carta igienica. Ah, per la alla ricerca. Ho preso il supermarket, come venire? Sei in ora, stora. Cani ora, sirà. Infatti. Siamo tutti sentendo la telefonata. Spiega Sonia. In collegamento col Pireo. È vero, è internazionale. Dove? Falero. Ah, Falero. A Falero. Comunque. Che nostalgia.
Nostalgia anch'io, perché siamo chiusi. Volevo andare in Grecia. Nostalgia delle serate al Fabio, capisco, capisco. Capenio. Maurizio, non mi ricordo, dove stai adesso tu, in che quartiere? Non mi ricordo più. Stavo dove stavo, a Napoli, alle falde dell'Icabetto. Ah, alle spalle della dove stava la... dove aveva detto la titolare lì della casa editrice Athena Socoli, che doveva restaurare quell'edificio, non ha fatto più niente, no? Athena Socoli aveva detto che doveva restaurare un vecchio edificio per fare sede. Sì, Esatto. E tu prima abitavi vicino? Io abito vicino tuttora. Io abito quindi la casa nuova, non la vecchia? Diciamo nuova, sono 10 anni. Quella dove stai? E quindi dove stava? Quindi sempre quella? Sì, sempre quella. Ma l'ha fatto il restauro? No, sono stati restaurati molti altri palazzi della zona, il suo ancora no. Il suo ancora no, perché poi non ha più dato notizie, quindi immaginavo che non avesse fatto più niente. Speriamo che prima o poi. Aveva detto che sarebbe stata a disposizione dei lettori anche come spazio. Sì. So che è un suo sogno, era già un sogno del padre, che la figlia lo faccia prima o poi, perché è un palazzetto. Tra l'altro non è un neoclassico vero e proprio, è un po' liberty, insomma, molto interessante. Vabbè. Io ho visto le immagini, no, è abbastanza malandato, diciamo, non è grave, però... C'è di peggio, nel senso che sì. Sono palazzi molto più malandati, questo è malandato, è lì. Però sembra molto grande. È grande, sì. Sembra un gran lavoro. Sicuramente è un grande lavoro. Un gran lavoro. E vabbè, quindi nostalgia della Grecia anche per chi sta ad Atene. Anche noi abbiamo molta, molta nostalgia del mare, per esempio, che è vero che lo vediamo, però a poterci avvicinare, insomma, manca, È un angolino dove ci sono anche altri 2 o 3. Ci sono anche Maurizio, l'abbiamo perso. Sì, perché si sente. Una pizzeria. Pietro, sgancia l'audio, per favore. Se no sentiamo solo voi. Non ci sento. Maurizio, stavi dicendo, ci sono altri 2 o 3? Ah no, ma Maurizio non sta funzionando più. Perché è bloccato. Si è bloccato, sì. Sembra bloccato. Allora. Vabbè, sì, ha chiuso. Mannaggia. Vabbè, noi abbiamo perso una zampa qua. Noi abbiamo perso una zampa della scrivania. proprio se n'è andato Maurizio, vedi, non ci sta più. Vabbè, adesso se rientra ci salutiamo e chiudiamo, perché Bene, buonanotte a tutti, vi faccio un grande piacere. Grazie, ciao. Ciao, piacevole. Ciao. Contiamo di rivedervi presto. Nuovo 3 ore e mezza ci abbiamo messo. Adesso siamo a 2 e mezza, sì, ci stiamo incamminando alla giornata. No, vabbè, vediamo se. Buona domenica. Grazie. Grazie lo stesso. Ciao. Allora, vabbè, adesso è rientrato Maurizio, ci rivedi, ci risenti, sì, ti avevamo perso. Allora, vabbè, io direi che non voglio esagerare con la vostra disponibilità. È rientrato. Non voglio gravare oltre sulla vostra disponibilità, abbiamo
fatto già 2 ore e 35 minuti di collegamento, quindi mi sembra... Siamo nella media dell'altra volta. L'altra volta anche di più, siamo stati 3 ore, eravamo forse qualcuno in più anche, c'era anche qualcun altro. E Antonio stasera non c'era. No, c'è stato un cambio, ma siamo lì, ho visto i numeri, tu sai che... Sì, più o meno una decina di persone, sì, 9 nel momento massimo. Maurizio? Eravamo 9 collegati, 11-12 persone in tutto. Però bisogna dire che stasera siamo stati più internazionali, abbiamo unito Taranto, Brindisi, la provincia. L'altra volta abbiamo avuto l'Epiro, la Basilicata. Vabbè, l'Epiro da Taranto, però. L'Epiro da Taranto. Alessandra, ci siamo allargati, come si dice. Da che non ci incontravamo, adesso viaggeremo in questa maniera. Però, va bene, allora poi vediamo se ci colleghiamo anche con la Grecia, eh? Infatti quello è che io spero. E Carmelo doveva portare qualcuno, ma non è stato possibile, no? Far collegare, hai detto che non era possibile, vero Carmelo? Io no, io in realtà poi aspettavo di sapere per la prossima volta, magari, se appunto posso invitare casomai qualcuno a intervenire, ad assistere, insomma. Sto pensando per la prossima volta di aprire anche a qualche altro amico che non è della sì, sì, se ne era parlato, aspettavo conferma poi da questo punto di vista, quindi quando sarà ci dite. Da non essere poi sempre gli stessi a parlare, poi alla fine, insomma, esauriscono anche gli argomenti. Vediamo di coinvolgere anche qualcun altro nelle prossime volte. Se, sì, Carmelo, portali. Se ci riusciamo, portali, insomma, vediamo che ci possono essere le collegare. Come stavamo anticipando, no? Quindi anche dal punto di vista le tematiche della Pasqua, tradizioni, punto di vista musicale, punto di vista naturalmente. Se riusciamo a esserci, ovviamente se Maurizio ha la possibilità di esserci anche la settimana prossima, Carmelo, oltre che noi, insomma, che siamo i tarantini e soprattutto il consiglio direttivo, e se riuscissimo ad aprire anche a qualche altro socio, però vediamo la settimana prossima di coinvolgere anche qualche altro amico esterno in maniera, insomma, da vivacizzare gli argomenti, magari ci prepariamo anche, come si suggeriva prima, qualche ricetta, qualche argomento più legato alla poi imminente Pasqua. Insomma, cerchiamo. Io appunto lo prendo sempre. La deformazione professionale ce l'ho. Gli appunti. Appunto greco. Qualcosa di greco lo prendo sempre. Naturalmente resta sempre l'invito a Carmelo e Maurizio, che se viene loro in mente un argomento di cui parlare in maniera più estesa, li aspettiamo veramente con piacere. Per una monografia, una conversazione specifica su un argomento in particolare, in cui siano gli unici relatori, certamente. Anche, dipende anche da un po' da voi, dall'uditorio, che cosa vorrebbe parlare, non so. Magari cose che forse anche Carmelo condivide un po', questo stato d'animo, certe cose che a noi sembrano magari scontate non sono scontate. No, vabbè, ma naturalmente in massima libertà, cioè siete voi che decidete di che cosa parlare, e poi da parte nostra, da parte mia, cercheremo di coinvolgere il maggior numero nei limiti molto, molto limiti, molto ristretti di quella che è la nostra, il nostro seguito, che come vedete, insomma, poi alla fine siamo sempre noi. No, vabbè, perché noi già siamo pochi, poi alcuni non... Stasera è entrata Franca. Introduciamo, però c'è il fatto... una voce ellenico insieme, naturalmente, ad Antonio, poi comunque Brunella si fa risentire, cioè più o meno, comunque c'è il fatto che molti soci non hanno la possibilità di collegarsi. Elena Mirelli, Edoardo sta studiando. Il problema è che questa è una piattaforma che ci permette di risolvere tantissimi dei nostri problemi e di mettere in comunicazione chi ovviamente di persona non può mai esserci ai nostri incontri,
però d'altra parte limita chi non è in grado di fare quella minima, di mettere in pratica quella minima tecnologia che ci vuole per scrivere l'indirizzo o per cliccare, perché poi io mando anche il collegamento, ma sarebbe sufficiente solo cliccare sul collegamento per collegare. Capisco che ci sono persone che non hanno proprio lo strumento, il computer, come qualcuno che ha detto no, ma io col telefonino non capisco, non vedo, oppure proprio non ce la fa. Poi ci abbiamo pure i timidi, come abbiamo detto prima, quelli che, come qualcuno che ci ha detto, vedi che dobbiamo parlare di alcune cose, ah no, ma io non sono andata dal parrucchiere, non ho fatto qua, non ho fatto là, mi vergogno. Basta mettere una lampada come la mia e non si vede niente. E non si vede niente. Eccetera, tu stai sempre con i capelli in ordine, vedo che sono perfetti. Ma vabbè, ma grazie a Dio, avevo fatto una manutenzione, ma è passato già un mese. La manutenzione è bellissima. Esatto, il tagliando. La manutenzione a febbraio, quindi ancora sto bene. Vabbè, dammi trucco, io non ho abbandonato l'estetica. Tra poco la telefonata di vabbè, no, la chiamo dopo, dai. Fra poco, se continua così, se come il nostro presidente anch'io non riesco ad andare dal barbiere, arriverò alla tua lunghezza pure io, fra un po', che ce li ho già belli lunghi da dietro qua, devo cercare di superare anche questo fase, se no mi devo mettere, me li devo fare con la macchinetta auto taglio. Infatti, ora è una gran salvezza, non so come ci riusciremo sotto certi punti di vista. Comunque, ma è veramente è un'angoscia pensare a tutte queste persone che non stanno lavorando, è veramente terribile. Perché se noi non possiamo tagliarci i capelli e loro non stanno lavorando, veramente, mamma mia. Io in farmacia ho la tinta e me la farò da sola. La tinta. È la tinta. Rigorosamente a un metro di distanza da chi te lo deve fare, mi raccomando. No, da sola. No, da sola. Da sola. È il taglio che non può farsi da sola. Il taglio non me lo posso fare, ma la tinta sì. Quindi... Comunque, giusto perché siamo informati dall'ANSA, c'è stato un altro intervento del nostro Premier. Ah. Praticamente credo che comunque si basi su una... non ulteriori restrizioni, ma 4,3 miliardi ai comuni e 400 milioni per la spesa, quindi per le famiglie. Non è che ci ha cambiato solo il... Dobbiamo andare nell'approfondimento perché penso che abbia parlato, insomma, l'ANSA di 5 minuti fa, però ha parlato una mezz'oretta fa. Quindi abbiamo il bollettino del sabato, l'altra volta è andata... Non è che ci ha cambiato il permesso per uscire di nuovo, no? La fotocopia temo che fino al 18 di aprile ci metterà in castigo, anche se... Il problema effettivamente per gli esercenti sta diventando molto molto grave, tu lo sai, abbiamo tante amicizie anche dal pizzaiolo all'estetista. Comunque i pizzaioli mandano a casa la pizza, io l'ho visto passando da casa, dice di telefonare che la portano a casa, quindi lavorano comunque. Entro certo orario sicuramente, però il problema è che a livello, per esempio, questo lo dico a Carmelo che aveva voglia di pizza l'altra volta. Infatti io stavo per dire, a chi lo dici? Siete a parlare di pizza qua, tutte le pizzerie dei dintorni sono tutte chiuse, io non ne posso più, vi odio per la seconda volta di seguito. Il problema è che cos'è, che anche a livello di sponsorizzazioni per i siti internet, i giornali online, tipo anche quello nostro che è sportivo, noi abbiamo una serie di esercizi, di locali, di bar, ma anche centri estetici, eccetera, che probabilmente quel poco che dovrebbero pagare questo mese non lo faranno. Ma è ormai acclarato questo fatto. E loro sono... Io ho sentito e ho letto comunque già di episodi di intemperanze in alcuni supermercati di determinate città, soprattutto del sud, da parte di lavoratori in nero che naturalmente in questo momento sono molto penalizzati. So anche che si sono creati dei gruppi social proprio di insurrezione e sommossa qualora non si desse una svegliata, fra virgolette, il governo a preparare delle misure quantomeno di apertura graduale di certi esercizi o di sostentamento. Quindi credo che l'intervento di Conte stasera sia stato anche indirizzato, soprattutto indirizzato su questa minaccia, fra virgolette.
il popolo va tenuto a bada. Però queste... sono, scusa Alessandra, comunque sono briciole, perché se tu vedi quello che hanno stabilito, quello che hanno destinato gli altri paesi, molto molto di più, molti miliardi in più rispetto a noi, perché i 600 euro che danno gli autonomi, che cosa possono risolvere? Non le danno a tutti, attenzione, perché ci sono tante tante peculiarità. Per esempio, ti faccio un esempio: Maurizio Mazzarella, no? Ha una partita IVA giornalistica per registrare il sito internet e il press office, e noi siamo dipendenti della cassa previdenziale dell'INPG, e di conseguenza, siccome lui per altri motivi dipende potrebbe dipendere dall'INPS, ma non può staccarsi dall'INPG, non gli saranno garantiti questi soldi come partita IVA. Quindi bisogna vedere come sono distribuiti. Ci sono molti vincoli. Capillari, Come è messa la situazione per gli aiuti economici a chi è a partita IVA o ai locali chiusi, gli esercenti. Ma pure i liberi professionisti. Liberi professionisti. Gli avvocati, i commercialisti. Volevo dire una cosa. Sono incastrati. Volevo dire una cosa, sempre io sono sempre quella delle informazioni pedestri, soprattutto per quanto riguarda Carmelo, visto che le pizzerie sono chiuse, cioè le informazioni proprio pratiche, magari non lo so, può darsi che uno non ci pensi. Le pizzerie, se sono chiuse quelle intorno a te, però potresti, se non riesci a farla in casa la pasta, perché so che il lievito non si trova più in tutta Italia, anche a Roma, però si può trovare il lievito quello secco ancora nei supermercati. Comunque, se non la vuoi fare tu, per quanto riguarda la pizza, la soluzione è, noi l'abbiamo fatto l'altra sera, sono spariti, non lo so se mi sentono. Sì, no, ti vediamo, io ti vedo tutto. So Carmelo se senti. La pasta per la pizza si può comprare al panificio, i panifici il le vendono. Il problema è che non ho il forno. Come? Non ho il forno. Piove sul bagnato. Non hai proprio il forno. Di male in peggio, cioè, sto pensando infatti di prendere un forno elettrico. C'ho qui la cucina, però non c'era il forno e non me ne ero accorto prima, quando ho affittato la casa. Mi sono accorto la prima volta che volevo fare. Ma questo non lo puoi fare, perché non c'è speranza. Perché i negozi sono chiusi. Questo proprio non lo puoi fare, perché i negozi sono chiusi. Telefona e fatela portare. Tutto chiuso qui, perché è un comune piccolo, non c'è niente di aperto. No, vabbè, non hai il forno, niente, manco con la pasta lievitata, no, niente, vabbè, con la pasta presa dal panificio, niente da fare. Allora l'unica cosa che ti rimane è al panificio prendere una focaccia, che non è la stessa cosa, perché i panifici le fanno le focacce. Oppure le focacce ci sono, sì, è la cosa più probabile. Se no smonto la lavanderia esterna che ho, con quei mattoni costruisco un forno a pietra nel cortiletto e mi attrezzo buono, presto. Buono. Perché Carmelo, la casa nuova è una casa a piano terra, cioè hai un... È una casetta indipendente, sì, indipendente, quindi c'ho anche un pezzo di cortile che se non diluviasse da una settimana potrei anche usare per prendere una boccata d'aria. Oppure potresti comprare un forno che te lo portano a casa, di quelli per pizza. Ci ho pensato comunque. No, di quelli online, voglio dire. I venditori online di forni. Ci stanno pure su Facebook, costano molto. Sì, sì, no, vabbè, prenderei un forno vero e proprio, un forno elettrico. Cioè, grazie a Dio cucino, però la pizza è la pizza. La pizza che non deve essere servita. È vero, si può far mandare una gastra dalla Grecia. Lui c'ha il cortile, può pure cucinare con la gastra, come nei paesi... come nei paesi una volta, cosa che Maurizio però in città per esempio non può fare con l'abbraccio col forno elettrico, col forno elettrico non si può avere tutto, non si può avere tutto. Ti consiglio Carmelo, ti consiglio Gennaro, si chiama. Va bene, me lo segno, guarda, se continua così mi sa che mi attrezzerò per fare anche la pizza. Vabbè, Gennaro fa le pizze così, fa solo la pizza, sì. Se ti compri un forno... La pizza. Invece il forno è più completo, quindi... C'è uno spazio piccolo, Gennaro. Se ti compri un forno di quelli che si vendono adesso, che sono molto cari, veramente, tipo Alfa Pizza oppure la pizza del nonno, stanno pure su Facebook, se vedi. Sono proprio come i veri forni delle pizzerie, piccolini però, per casa.
Fra sono poco lo fate sbavare, fra poco comincia. No, che Giancarlo ha nominato la gastra. Io mi vedo sempre quelle vie del centro di Jannina, dove ci sono quei grandissimi negozi che vendono tutte queste attrezzature per la casa. Mi fanno veramente letteralmente impazzire. Io tutte queste attrezzature, la gastra, le cose, le taniche per l'acqua, quelle di lamiera, insomma, con tutte cose vecchio stile, ma sono bellissime, a parte poi quelli che fanno, che lavorano l'ottone, è tutto, ma lo stile l'ottone in rame, ma queste attrezzature per cucinare in campagna che vendono in quei negozi là, veramente io ci lascio gli occhi. So che non da si può fare, no? Da non noi no, dico, non esistono da noi queste e cose, non esistono più. Anticamente esistevano. Si chiamava un forno a tambagna in dialetto. Era simile alla gastra greca, però non puoi farlo in appartamento, devi avere un cortile, perché si cucina con la brace. È come il barbecue? Come no, il barbecue. No. Il forno a tambagna, cioè la gastra, c'è un coperchio. A noi un forno a tambagna si chiama, ma era una cosa antica, proprio non esiste quasi più. Cioè, sì, nei paesi quando ancora si usavano i bracieri, no? Chi ha la casa singola, come Carmelo, chi ha la villa, nei paesi ce l'hanno ancora. Perché ci sono gli artigiani che ancora li fanno, che non è come la gastra greca, però somiglia, però in appartamento è impensabile proprio, però è bello vederli, io mi impazzisco solo a vederli quando sono esposti, sono proprio bellissimi. Va bene, vale. Bisogna aspettare la nostra responsabile di convivialità, ne siamo una più di noi sempre. Ma purtroppo non abbiamo gli spazi negli appartamenti che vuoi fare. Se Carmelo è diverso il discorso, perché se c'è un cortiletto può fare di tutto. Quando tu terrai la copertura, ti potrai anche usare un forno fuori. Ah sì, se noi riusciamo a coprire un po' il terrazzo, sì. A volte lo spazio che ne hai. Sì, perché adesso si vendono questi che sono anche molto leggeri, li fanno apposta per i balconi pure. Sono quasi professionali, però di dimensioni minime. Sì. È vero, vabbè, noi l'altra sera abbiamo comprato la pasta lievitata dal panificio, perché il lievito non ne avevo e quindi non potevo impastare, non si poteva fare a casa. E abbiamo fatto una mini pizza, una mini focaccia, diciamo. È venuta bene? Sì, ma era poca, quello che gli hanno dato, manco mezzo chilo era di pasta lievitata. Speriamo fra un mese di fare gli assembramenti nelle pizzerie, prima della festa della liberazione. Se no, Marisa, te ne avrei portato un pezzo, ma era proprio pochissimo. La prima cosa che faremo sarà il Cena Forum. La prossima attività, il Cena Forum. Mamma mia, è vero. L'anno scorso facemmo anche nella quaresima greca, quella proprio della Pasqua greca, il dolce che facesti tu, Daniela, non mi ricordo mai come si chiama, quel dolce semplice col semolino. Il ravanì, forse. No, la topita nuda. La torta, sì. La topita nuda, sì, senza sfoglia. Sì. Senza sfoglia, boh. Sì, la volevo rifare quest'anno. No, prima della quaresima quella. Però me la mangerete voi. Non per carnevale, sì. Sì, vabbè, la rifaremo pure quello, che vuoi fare? Pazienza. Sì. Cioè, già soltanto quel bel colore giallo che c'ha già ti mette allegria. Quella prima della quaresima. Piena di colori e di prelibatezze, mi ricordo. Ho portato parecchio a casa anche. Ci mancano. Purtroppo sì. Un periodo... Beh, sentite, io vorrei dire che per... Maurizio, sono le 10 di sera, immagino, più o meno siamo vicini, no? Io vorrei ricordare che cambia l'orario stanotte, signori. Non è che lo voglio, insomma, mandar no, via, ma insomma, vero, vorrei licenziarlo e consentirgli di anche di fare... È vero, Maurizio. Cambia l'ora, manco... Vedi, ce l'avete ancora anche voi l'ora legale solare, non avete fatto come la Turchia, quindi cambia l'ora. Quindi cambia stanotte. Mi pare di aver sentito che sia stanotte. L'ultimo fine settimana di marzo. È vero, sì. Stanotte al 100%, soltanto che non se ne sta parlando proprio perché tanto... Ma figuriamoci, tanto stiamo qua. Sono le 4 del mattino, quindi figuriamoci. Figuriamoci. Le ore sono uguali, tutte le ore sono uguali. È vero, così sì.
in casa non c'è molta differenza. È vero. Vabbè, allora dai, ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sperando di essere... La prossima settimana siamo proprio sotto Pasqua, no? Sì, se il sabato prima delle Palme, no? Sono le Palme? Non andare avanti nella speranza che finisca tutto, che già pensi alla Pasqua. Ho perso il conto, mi sembra che sia la vigilia delle Palme. Sì, vabbè, allora alla settimana prossima con gli amici del gruppo di Carmelo anche. No, sicuramente ci saranno anche delle altre... Argomento a tema considerato artistico, culturale naturalmente e anche tradizionale e anche gastronomico, visto che ci siamo. Probabilmente ci saranno anche pasquali, no? Altre sorprese che già dovevano esserci stasera ma che abbiamo dovuto rinviare per motivi della sorpresa, e poi speriamo che riusciamo a farla la settimana prossima, quest'altra nuova sorpresa, e insieme cercheremo di coinvolgere anche qualcun altro amico in maniera da variare, ampliare la piattaforma, e poi comunque, ripeto, come abbiamo detto prima, sempre valido l'invito a programmare una monografia, una conversazione unica, naturalmente più breve, non di 3 ore, perché poi diventerebbe veramente... Perderebbe la voce. Il bello che si può fare qui è comunque che anche la conversazione monografica si può poi sempre intervenire, no? Insomma, si discute sempre, non è che si deve stare per forza ad ascoltare come quando si sta nel pubblico. Va bene, io rinnovo il ringraziamento, naturalmente in particolare non me ne vogliano le consigliere, ai nostri soci che ci onorano con la loro amicizia e con la loro presenza. Da stasera abbiamo una socia onoraria in più e quindi saremo ancora più onorati della loro partecipazione e della loro presenza. E con questo vi auguro buona domenica. Buona settimana, sperando di rivederci di nuovo la settimana prossima. Sempre. Saluti. Buona serata, grazie Maurizio, grazie. Ciao Carmelo. Grazie Carmelo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao. Baci. Mannaggia, sto tavolo stasera. Che non ne potevo poggiare. C'è Barzelletta sul tavolo. E mo il guaio è che bisognerà toglierlo un'altra volta. E bisognerà portarlo poi a un professionista quando sarà possibile. Che non si sganci qualcuno di quelle che non si sono sganciate. No, io qua dovrei andare da... Siamo la voce di Giulio di questa studia. Chiamiamolo Giuseppe. Devo andare da un fabbro, mi devo far fare il rettangolo e saldare le gambe. Ma perde tutta la bellezza. E perde la bellezza e comunque se no, 60 euro costa. Lo butto e ne compro un altro buono. Cioè che fa? Manco un silicone quando va bene. Mo bisognerà vedere se si può togliere questa macchina. Bisogna farlo fare uno che lavora proprio il vetro. Ciao José. Oddio. Mamma mia. Noi adesso in questo momento abbiamo chiuso la diretta, quindi abbiamo, non ho visto le notizie, mamma, comunque quella che doveva parlare della poesia, quindi non lo sa ancora nessuno, la signora che l'ha tradotta, che doveva intervenire stasera, non è potuta venire, non ha partecipato,